Ci sono giornate particolari, lo capisci dall'attesa che si crea nei giorni precedenti l'evento. Ci sono delle partite che sono destinate ad entrare nella storia e a rimanere impresse nella memoria dei tifosi. Ci sono dei momenti in cui vanno ricordate le persone che non ci sono più e che hanno dato tanto alla causa, persone magari che sono morte proprio per seguire la loro squadra del cuore. Tutto questo ed altro ancora sarà Salernitana Poggibonsi, la partita che segna la festa promozione, il giorno in cui la Salernitana ritorna a militare nella vecchia C1 in prima divisione. 31esima giornata del torneo di seconda divisione, girone B. Siamo pronti a raccontarvi tutto quello che sarà il pre-partita, il match e poi la festa finale, insieme a Fulvio De Maio, che ringrazio per essere al mio fianco in tribuna. Buon pomeriggio, ciao Michele, buon pomeriggio a tutti. Per te, che hai difeso la porta della Salernitana in più di 70 occasioni, che significa che ritorna in prima divisione nella vecchia C1 la squadra granata? Sì, diciamo che in pratica è la categoria che più è appartenuta alla Salernitana. Io mi auguro che questa categoria però questa volta possa essere il rilancio, la risalita per ritornare almeno in Serie B, che penso sia la categoria più giusta per la città di Salerno. Chiaramente è un momento molto bello, perché vincere due campionati di fila non è semplice per nessuno. La Salernitana l'ha fatto alla grande, grazie ad una grande società, soprattutto ad un presidente che può avere chiaramente il suo carattere particolare, un po', diciamo così, duro certe volte verso i tifosi, però chiaramente è uno che ha dimostrato di saper mantenere le promesse, lo ha fatto alla grande. Poi sarà dopo una giornata ricca di emozioni, ve lo anticipiamo, ci sarà una coreografia da brivido, rivivremo scene d'altri tempi, vi racconteremo tutte le emozioni della prepartita con le nostre varie postazioni. Vado a salutare innanzitutto all'esterno della tribuna stampa Antonio Esposito, che naturalmente avrà il compito di intercettare tutti coloro i quali, e sono ancora tanti, stanno facendo il loro ingresso al Principe degli Stadi, lo Stadio Arechi. Antonio, ben ritrovato. Buon pomeriggio, clima di festa, tutto procede in maniera tranquilla, i tornelli, la gente ha recepito il messaggio lanciato dalla società, venite prima allo stadio, in tanti si sono recati prima per entrare qui in tribuna e per assistere a questa partita che rappresenta un po' il... Antonio Esposito è il numero uno. Insomma, se lo dice Graziano Marotta, ci crediamo. Graziano Marotta, che lo ringraziamo, così come ringraziamo i tanti tifosi. Siamo qui all'esterno perché attendiamo ovviamente i tifosi, faremo ascoltare la loro voce, ma faremo ascoltare probabilmente anche la voce, cercheremo di farlo, quella di Lotito, di Mezza Roma e del sindaco De Luca. A te. Più di 8.000 i biglietti venduti in prevendita, polverizzato il record stagionale di presenze, 7.296, che si era registrato in occasione del big match del girone d'andata contro l'Aprilia. Tanti striscioni, tante maglie granata, così come avevano richiesto gli ultras alla vigilia di questa partita, per colorare appunto di granata lo Stadio Arechi. Andiamo a bordo campo per vivere le emozioni del pre-partita in compagnia di Francesca De Simone. Francesca. Sì, ben ritrovato Michele, ben ritrovati a tutti i telespettatori. Salutiamo anche tutti coloro che ci stanno seguendo sul satellite, sul canale 981 del Bouquet di Sky. Siamo qui per vivere, come dicevi tu, le emozioni della festa promozione, della gara che darà il via ai festeggiamenti per la promozione e per il ritorno in prima divisione. C'è attesa anche per la coreografia in curva sud, i ragazzi, gli ultras della curva sud siberiano hanno lavorato per la coreografia di questa partita di Salernitana Poggibonsi per salutare il ritorno in C1 della Salernitana. Poco fa la squadra è arrivata con il pullman, ha fatto il consueto giro di campo del prepartita, ha iniziato già il riscaldamento, soltanto Dazzi per quanto riguarda la Salernitana, prosegue invece il riscaldamento prepartita per il Poggibonsi. Tra poco vedremo in campo anche la squadra di Perrone, pronta per questa sfida che darà il via ai festeggiamenti, ma non solo, perché la Salernitana oggi potrebbe festeggiare anche la certezza aritmetica del primo posto in classifica qualora dovessero arrivare buone notizie su fronte Pontedera. Noi abbiamo avuto la possibilità, tra poco la ascolteremo
anche di ascoltare le parole di Capitan Montervino prima di questa importantissima sfida, e poi avremo la possibilità di ascoltare tra poco anche il direttore sportivo del Poggi Bonzi. Quindi ci ritroveremo tra poco da bordo campo per ascoltare anche su fronte Poggi Bonzi le ultime. A tra pochissimo dunque con Francesca De Simone. Prego Marco Ruocco in regia di preparare proprio il contributo che riguarda l'intervista realizzata con il capitano della Salernitana Francesco Montervino, così da comprendere qual è lo stato d'animo dei calciatori nell'immediata vigilia di questa partita. Sentiamo Montervino. Capitano, è il caso di dire ci siamo? Beh, rieccoci, forse è meglio, perché era una promozione che tutti si aspettavano, ma che chiaramente non era per niente facile, viste le difficoltà iniziali e visto magari anche non l'ultimissimo periodo poco felice. Però ci siamo tornati, ci siamo rimboccati le maniche, e quindi oggi è la dovuta festa per una città che merita ancora di più. È stata una settimana un po' particolare, perché la promozione in effetti è arrivata un giorno dopo la partita che avete disputato a Fondi. Come ha vissuto la squadra questa settimana e come sta vivendo questi minuti che precedono la sfida che darà il via ai festeggiamenti? Ma quello è il destino che ha voluto che la squadra festeggiasse in casa di fronte ai propri tifosi. Chiaramente è stata una settimana particolare dove la festa si è già sentita in città, però è fuori discussione che credo che oggi debba essere il giusto coronamento di un anno pieno di sacrifici. Qualche settimana fa avevi parlato di uno scarso entusiasmo attorno a questa promozione, qualcosa è cambiato in questi giorni? La Ricchi oggi si prepara a festeggiare anche il record di presenze, la coreografia sugli spalti in Curva Sud. Era proprio quello che mi auspicavo qualche settimana fa, quando parlai non di scarso entusiasmo, ma di sicuramente di entusiasmo che... poco entusiasmo che questa squadra meritava, e oggi invece è arrivata la risposta, credo, da parte di tutti quanti i tifosi, da parte della gente. E ieri ho vissuto dei momenti in città bellissimi, perché c'era gente da Roma, da Londra, che era scesa apposta per questa partita, quindi vuol dire che stiamo riuscendo a far riaccendere quella fiammella nel cuore di questi tifosi che da un po' di anni forse avevano perso ogni tipo di speranza. Per Montervino che significato ha questa promozione che arriva con l'ippocampo sul petto? Finalmente qualche soddisfazione anche con l'ippocampo e con la denominazione di Salernitana, quindi iniziamo a riprenderci quella che è davvero la storia che merita questa città. Questo campionato a chi vuole dedicarlo? Ma è fuori discussione che in primis devono per forza, la dedica è obbligatoria verso la famiglia, quindi, perché ti sta vicino in anni particolari. Poi per me in particolare è stato un anno pieno di vicissitudini, tante negative, ma per fortuna anche qualcuna positiva, quindi in primis a loro e poi, ripeto, alla gente che forse non pensava che in così poco tempo riuscissimo a tornare nel calcio che poteva contare, quindi rieccoci qua. L'anno scorso l'approdo in seconda divisione, quest'anno la promozione in prima divisione, non c'è due senza tre, appuntamento alla Rechi per l'anno prossimo per festeggiare di nuovo? Come ho detto qualche settimana fa, il mio sogno è rivedere quello stadio pieno come successe quel brutto 19 giugno del 2011, quindi so che se dovessimo giocare un'altra partita così importante questo stadio sarà di nuovo gremito, e quello è il mio sogno. Io l'appuntamento non mi sento di darlo, perché non è nel mio cuore, nella mia speranza, però chiaramente ci vorrà un altro anno pieno di sacrifici per portare la squadra a quel livello. Grazie. Si sta ricomponendo un autentico muro granata in Curva Sud, dove sono già pronti tutti i dettagli per quanto riguarda la coreografia che precederà il match, ma torniamo immediatamente a bordo campo perché Francesca De Simone è in compagnia di un altro ospite. Sì, Michele, noi siamo in compagnia del presidente del Poggi Bonzi, Antonello Pianigiani. Che effetto fa giocare in questo stadio oggi? Fa un bel effetto, perché noi non ci siamo abituati, noi abbiamo 600-700 spettatori, è un campo modesto, il nostro è un campo a 2500 posti che è a posto per la seconda divisione, però venire qui, vedere questa immagine, insomma, veramente complimenti. All'andata la Salernitana ha conquistato la vittoria al photo finish con il rigore trasformato da Mancini, oggi che gara vi aspettate? Che questa volta toccherebbe a noi, perché generalmente facciamo una volta per uno, no? Una volta ha vinto la Salernitana, una volta dovrebbe vincere il Poggi Bonzi, no? Scherzi a parte, la gara di andata io l'ho commentata insieme a Claudio Lotito, di cui mi lega anche un'amicizia,
pronti via a Salernitana in vantaggio, appoggio Bonzi naturalmente, non so se era passato un giro di orologio, ma credo di no, mi sembra il 50esimo, 55esimo, e poi una grande prova della nostra squadra che ha lottato, cercò di fare il gol, gol raggiunto 1-1, risultato finale. Poi per una indecisione nostra, a tempo ormai scaduto, invece di tenere la palla volemmo cercare di fare la giocata, ribaltamento di fronte, rigore anche netto, sacrosanto, vittoria della Salernitana, Poggi Ponzi 0, Salernitana 3. Senta, che cosa pensa di questo finale di stagione, di questo campionato che per il Poggi Bonzi potrebbe chiudersi con i playoff, almeno quello è l'obiettivo da raggiungere? Sì, noi teniamo molto a playoff, anche perché con i playoff forse ce la giochiamo per andare in prima divisione, perché il nostro obiettivo resta quello, anche perché rimanere in seconda divisione il prossimo anno è una guerra fratricida e noi onestamente non ci vorremmo essere, però c'è il Teramo è a tre lunghezze da noi, oggi a Campobasso, e noi senz'altro rispetto al Teramo abbiamo una partita molto più difficile, però speriamo che... Sì, intanto gli applausi che sentite in sottofondo naturalmente sono per l'ingresso in campo della squadra granata, che viene salutata dai tifosi già presenti sugli spalti della Recchi, squadra che si appresta naturalmente ad effettuare il riscaldamento prepartita. Un'ultima curiosità con il presidente Pianigiani, l'ha detto prima che è amico di Lotito, che cosa pensa di questo progetto che ha avviato qui a Salerno? Allora, come le dissi all'andata, la Salernitana in seconda divisione non ci incastra nulla, ma credo non ci incastri neanche in prima divisione. Questa città, che ho avuto modo di apprezzare con la mia famiglia perché sono arrivato ieri, è una bella città, una città splendida, una città fatta di tifosi anime e core, si aspetta senz'altro minimo una B, poi se Lotito mette qualche soldo, e soldi ce l'ha, Lazio permettendo, vi faccio i miei più sinceri auguri. Grazie, ringraziamo per la disponibilità il presidente del Poggi Bonzi, Antonello Pianigiani. Torniamo con le immagini ancora a vedere quanto sta succedendo sul campo, Michele, perché come dicevamo la Salernitana ha iniziato il riscaldamento prepartita. È iniziato il riscaldamento prepartita, iniziano a riscaldare l'ugola i tifosi della Salernitana. Fulvio, io vorrei vedere, se Marco Ruocco ci dà una mano, anche le immagini relative, mentre inizia la festa in curva sud, le immagini relative all'arrivo, eccole qui, della squadra con il pullman dal Hotel Mediterraneo dove era in ritiro, perché voglio capire da te, guardando le facce di Perrone, di Susini e dei calciatori, una squadra che ha centrato la promozione con 4 giornate d'anticipo può ancora avere fame? Credi che veramente vogliano difendere il primo posto con le unghie fino alla fine? Ma per prima cosa io sto pensando alle sensazioni che hanno i giocatori scendendo dal pullman e arrivando allo stadio. È una sensazione bellissima, è un momento di grande felicità di aver raggiunto un obiettivo con grandi sacrifici, e adesso c'è comunque, ripeto, la grande soddisfazione per aver raggiunto l'obiettivo. Poi contemporaneamente io penso che giocare una grande partita sarà ancora più bello. Io penso che i giocatori dentro di loro hanno la volontà, la voglia di dimostrare al pubblico più numeroso che si sta portando sugli spalti di Larechi di essere la squadra più forte. Non è un compito facile, perché chiaramente il Poggi Bonzi ha grandi motivazioni, lo abbiamo sentito anche dal presidente, hanno un obiettivo importantissimo, quello di raggiungere i playoff, perché l'anno prossimo il campionato di C2 è una iattura per tutte le squadre. Dalla prima divisione non ci saranno retrocessioni in seconda divisione, mentre ci sarà una marea di retrocessioni dalla seconda divisione alla Serie D, proprio nell'ottica della riunificazione del... Quindi diciamo che insomma sarà un campionato molto complicato, molto meglio insomma poter partecipare alla C1, dove da come si sente non ci saranno neanche le retrocessioni. Quindi per una squadra di media levatura tecnica di una cittadina
piccola ma comunque abbastanza ricca come Poggi Bonzi sarebbe l'ideale. Quindi qualche motivazione in più ce l'ha la squadra toscana, però la Salernitana è arrivata fin qui, secondo me deve completare il discorso, vincere il campionato nel primo posto per dare dimostrazione alle altre squadre, a quelle che affronterà l'anno prossimo, di stare attente, perché la Salernitana è intenzionata a vincere anche il campionato di C1 sicuramente. Io direi di ricostruire anche con l'ausilio della grafica le formazioni che si sfideranno sul rettangolo verde dello stadio Arechi, in attesa di tornare poi anche da Antonio Esposito. Anzi, andiamo prima da Antonio Esposito e poi diamo le formazioni. Vai Antonio. Direttore della BCC di Aquara, salve. Allora, sempre accanto alla Salernitana, sei stati oggi tra quelli che hanno puntato fin dal principio. Beh, ormai sono parecchi anni che siamo sponsor della Salernitana. Oggi la vostra emittente, di cui ci pregiamo di essere anche collaboratori, l'abbiamo anche sponsorizzato l'evento della trasmissione in diretta della partita, quindi diciamo che è un connubio che continua, insomma. Per raggiungere ovviamente si spera risultati ancora più prestigiosi, no, della prima divisione. È il minimo, l'anno prossimo ormai ci prepariamo per la B e poi per la A, insomma non ci sono altre soluzioni, dobbiamo vincere. Grazie al direttore della BCC di Aquara. Antonio, per il momento non c'è traccia di Lotito. No, non c'è traccia di Lotito e qualcuno ipotizza un finale di partita un po' come quello dello scorso anno, quando ricorderete Lotito venne inseguito da De Cesare, fu protagonista di quello scivolone sul campo di gioco. La domanda è: chissà cosa accadrà oggi quando ci saranno i festeggiamenti, se Lotito verrà in qualche modo preso di mira e se sì, da chi? A te Michele. Scivolone che fece il giro del mondo via web. Però Michele, penso che quest'anno, insomma, a parte la felicità, Lotito è una situazione complicata. Ieri è stato duramente contestato una nuova volta dai tifosi laziali. Io non penso che, sai, potrebbe festeggiare tantissimo qui a Salerno in un momento molto particolare per la squadra capitolina. Non dimentichiamo che comunque è un capitale importantissimo per tutte e due le sinergie, nel senso che una Lazio fuori anche della Europa League significa disponibilità economiche inferiori anche rispetto a Salerno. Lazio, insomma, che è stata raggiunta dall'Udinese, che rischia di essere scavalcata anche infatti è una situazione un po' particolare. Io non so come, però aspettiamo, insomma, il presidente ci ha sempre sorpreso, può darsi pure che lui faccia passerella oppure si mantenga un attimo sul vago. L'infortunato Rinaldi in tribuna, intanto cediamo la linea alla regia per uno stacco commerciale, torneremo con le formazioni ufficiali di Salernitana. Poggi Bonzi. Diretta dallo stadio Arechi di Salerno, dove a breve avrà inizio il match tra Salernitana e Poggi Bonzi e dove, come vi possiamo mostrare grazie alle nostre telecamere, inizia il laborio relativo alla preparazione della coreografia. I ragazzi della Curva Sud ci hanno lavorato per più di una settimana, da quando è diventata matematica la certezza in pratica della promozione dei Granata in prima divisione. Come vedete, al fianco della coreografia ci sono già delle persone che dovranno srotolare questo sipario. Non vi diciamo di più perché non vogliamo assolutamente rovinarvi la sorpresa né anticipare dettagli relativi alla scenografia che è stata curata fin nei minimi dettagli. I ragazzi hanno lavorato di giorno, di pomeriggio e anche di notte ed è stato qualcosa davvero di importante realizzato dai tifosi della Salernitana e che regalerà indubbiamente delle emozioni visti i contenuti scelti. Mentre in tribuna vengono distribuiti i cartoncini colorati che verranno poi lanciati sul terreno di gioco nel momento in cui entreranno in campo le due squadre pronte a darsi battaglia. Queste sono invece le inquadrature dal basso relative alla tribuna coperta, dove prenderà posto la proprietà della Salernitana, Mezzaroma e Lotito, che hanno il merito di aver riportato Salerno nel calcio che conta e dove dovrebbe esserci anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Direi a questo punto di dare lettura delle formazioni ufficiali che si sfideranno in questa gara. Soddisfatto per questa accoglienza, questo calore? Antonio Esposito. Molto. Allora presidente, soddisfatto per questo calore, questa emozione? Molto, molto, sì, emozionato. Speriamo sia una banzi, sicuramente sarà una bella giornata, ce la siamo meritata tutti. È questo l'Arechi che vi aspettate, è questo che volete dalla gente di Salerno?
Possibilmente sì, capisco che magari poi le partite non sono tutte uguali, però insomma più che altro mi piace che ci sia questa atmosfera. Ecco. Però c'è un bacino da cui poter attingere, qui la gente ha fame di calcio, lo dimostrano questi appuntamenti? Sì, sicuramente le potenzialità ci sono, io ho sempre sottolineato questo dato, anche la tra virgolette polemica che c'è stata qualche volta con i tifosi era proprio perché noi sappiamo che Salerno può dare questo e anche molto di più, però piano piano ci arriviamo. La gente dice tenetevi stretti mezza Roma e Lotito, questo perché ha fiducia in voi, voi siete pronti a ripagare ulteriormente questa fiducia come avete fatto fino a questo momento? Sicuramente, insomma mi pare che l'abbiamo dimostrato sino adesso e quindi speriamo di continuare a far bene. Senta, ma 2 anni fa quando ha cominciato immaginava questo bagno di folla, la gente attorno a noi che cioè, insomma cita il suo nome. Forza. Lo speravo. La cosa importante comunque non è il mio nome o il nome di Claudio, insomma è il nome della Salernitana. La Salernitana è un patrimonio di tutti e possiamo crescere con l'aiuto di tutti. C'è una coreografia straordinaria, tra poco la vedrà, credo avrà avuto modo di... Sono curioso di andarla a vedere. Senta, l'entrata nel cuore questa squadra, questa città, questa tifoseria? Sì, ma da un bel po' di tempo ormai. Grazie Presidente, grazie. Grazie. Mezzaroma, a te Michele. Abbiamo ascoltato dunque anche le dichiarazioni di Marco Mezzaroma che mi è parso estremamente emozionato in questo prepartita e desideroso di vedere anche quello che hanno realizzato i ragazzi. È una bella soddisfazione penso per il Presidente. E a differenza di Lotito chiaramente hanno due caratteri completamente diversi, evidentemente Lotito è più abituato al calcio, alle storie calcistiche, mentre Mezzaroma è molto più soft, si direbbe, stile inglese, però si vede che dentro di sé è molto felice, emozionato e secondo me quando vedrà la coreografia e vedrà questo stadio sempre più pieno si renderà conto di quello che ha fatto una grande cosa che è soltanto all'inizio, l'inizio secondo me di una lunga storia perché ripeto la Salernitana arriverà in Serie B l'anno prossimo sicuro. Diamo lettura delle formazioni ufficiali e partiamo dalla Salernitana, mister Perrone conferma il 4-3-1-2, il modulo visto all'opera nelle ultime settimane quando è stato un po' accantonato il 3-5-2 con cui i Granata si erano spesso messi in campo. Ad ogni modo fiducia in porta a Ivan Dazzi, in difesa da destra verso sinistra giocheranno Alessio Luciani, Morris Molinari, Alessandro Tuglia e Simone Piva, in mediana il centrale sarà Riccardo Perpetuini, ai suoi lati agiranno come di consueto Francesco Montervino e Manuel Mancini, a ridosso delle punte ci sarà David Munar in attacco, confermati, inamovibili, assolutamente indispensabili per la Salernitana, Guazzo e Ginestra, a disposizione di Perrone poi ci sono anche Garino, Giubilato, Chirieletti, Lanni, Zampa, Capua e Gustavo. Risponde il Poggi Bonsi con un modulo che dovrebbe essere sulla carta speculare a quello dei Granata ma sicuramente meno spregiudicato rispetto alla Salernitana, 4-3-1-2 di partenza, almeno così schieriamo in grafica la formazione toscana, Menegatti tra i pali, difesa con Panariello, Dierna, Roveredo e Paparusso, in mediana ci saranno Settembrini, Scicchitano e Passiglia, Ilari lo schieriamo centrale ma può giocare anche sulla fascia sinistra alle spalle dei due attaccanti che sono Pera e Miniati, a disposizione del tecnico Fraschetti ci saranno Vernazza, Bronchi, Roveredo, Bianconi, Giunchi, Cicali e Scardina. Dunque Salernitana che lotta per il primo posto, se la Salernitana quest'oggi battesse il Poggi Bonsi e il Chieti non riuscisse a fare risultato il primo posto sarebbe archiviato già oggi, quindi promozione con 4 giornate d'anticipo, primo posto con 3 giornate d'anticipo, altrimenti bisognerebbe rinviare il discorso alle prossime settimane, ma Poggi Bonsi è ancora impegnato nella lotta per raggiungere i playoff. Sarà partita vera Fulvio? Sì, sarà una partita vera, ripeto, perché il Poggi Bonsi ha ancora delle possibilità, è in ottima posizione, è nei playoff in questo momento, quindi lotta disperatamente per raggiungere questo obiettivo e come dicevamo prima è fondamentale per qualsiasi squadra che ha delle ambizioni, Poggi Bonsi in C1 sarebbe per loro un grandissimo evento. Per quanto riguarda quindi la Salernitana ci sarà da lottare come intanto ha sempre... andiamo in curva sud, scusami Fulvio perché iniziamo a vedere che si compone una parte almeno della coreografia nella parte bassa del settore
essere occupato dagli ultras era una prova, quindi iniziamo a riscaldarci, perché davvero questa sarà una partita nella partita, c'è attesa quasi più per la coreografia che per i 90 minuti. Sì, certamente, insomma, i ragazzi hanno lavorato incessantemente in questi giorni, in queste ore prima della partita, ci tengono a far vedere il loro affetto, il loro calore per questa squadra, e quindi attendiamo con trepidazione quello che succederà nella curva sud. È vero che ci sono giocatori abituati anche a categorie superiori e a scenari del genere, ma secondo te quando entreranno in campo i calciatori di Salernitana e Poggi Bonsi, penso a un Luciani, penso a un Perpetini, a un Gustavo dalla panchina, che emozioni proveranno? Proveranno una grande emozione, perché sono giocatori che hanno iniziato la carriera da poco, hanno giocato prevalentemente in formazioni meno famose della Salernitana e non hanno avuto l'opportunità di assistere a questi spettacoli di folla, come diceva il presidente del Poggi Bonsi, per esempio, come tutte le altre squadre del campionato di C2 che ha fatto quest'anno la Salernitana, più di 700-800, in casi eccezionali hanno fatto spettatori in più, ma l'hanno fatto sempre e comunque quando è andata a giocare la Salernitana in campo esterno, quindi rimarranno sicuramente sorpresi dalla folla, dalla coreografia. Speriamo che sia comunque una bella partita, perché appunto tutta questa gente merita, e tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, coloro che non hanno potuto raggiungere lo stadio, le persone che vogliono comunque bene alla Salernitana, l'Ira TV sta dando loro la possibilità di assistere a questa bellissima giornata di sport. Immaginiamo quindi a tutti coloro i quali abitano fuori regione, non sono potuti appunto tornare, assolutamente, che abitano anche fuori dall'Italia magari, ma soprattutto a tutti i salernitani impegnati magari per lavoro o per impegni di famiglia. Certamente, o in ospedale, che certamente persone che stanno in questo momento non proprio in ottime condizioni di forma, e tutti coloro che appunto sono fuori e vogliono bene a questa squadra meritano di assistere a questo evento. Ripeto, speriamo che sia una bella partita, una partita corretta, bella, vibrante, che possa la Salernitana coronare la sua festa con una grande vittoria. Io direi di tornare a bordo campo da Francesca De Simone, perché abbiamo già visto l'infortunato Rinaldi in tribuna con il figlio, ma nel pre-partita anche Anthony Iannarilli aveva effettuato il sopralluogo sul terreno di gioco, giusto Francesca? Quindi c'è voglia di partecipare anche da parte di chi non è stato convocato per la partita. Ovviamente, Michele, c'è voglia di partecipare da parte loro. Anthony Iannarilli poi tra l'altro ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia, ai colori granata, un grande attaccamento alla città in questo periodo sfortunato per lui, che è arrivato dopo l'infortunio di Lucca in occasione della gara con il Borgo Abugiano. Anthony Iannarilli, da quando appena ne ha avuto la possibilità, ha seguito praticamente la squadra dappertutto, ha ripreso la preparazione da poco e simbolicamente tornerà tra i pali della Salernitana per qualche minuto, probabilmente in occasione dell'ultima partita che si giocherà alla Rechi, quella con il Gavorrano, l'ultima partita alla Rechi di questa gara casalinga di questa stagione. Francesca, oggi, spiegamento sì. Di fotografi per i presidenti, per la coreografia o per la partita? Secondo te quale sarà la priorità quest'oggi? Al momento la priorità è la coreografia, ovviamente, Michele, sono tutti in attesa della coreografia, stanno cercando di scorgere il punto migliore dove potersi posizionare per riprendere la coreografia, l'attesa coreografia in curva sud. Qualcuno di loro è già pronto invece ad immortalare l'arrivo dei presidenti, anche perché l'arrivo dei presidenti è atteso a breve, quindi dovrebbero arrivare prima loro e poi in realtà dovrebbe esserci la coreografia in curva sud. Vi svelo anche un altro piccolo particolare: prima avete visto, come diceva appunto Rinaldi, che vuole essere chiaramente vicino alla squadra, ha accompagnato il figlioletto insieme agli altri piccoli granata che scenderanno in campo, perché i giocatori, l'11 granata scenderà accompagnato dai bambini in occasione del saluto prima della partita. Ci saranno anche bambini in campo ad accompagnare l'11 del Poggi Bonsi e anche i giocatori del Poggi Bonsi, quindi ci sarà questo avvio particolare della gara. Per quanto riguarda invece la formazione, tu dicevi prima appunto che Perrone intende confermare la formazione delle ultime giornate.
giornata, intende confermare anche il modulo 4-3-1-2 rispolverato di recente a partire dalla sfida in casa dell'Aprilia, dunque il tecnico è intende chiaramente blindare il primo posto affidandosi agli uomini migliori. Francesco Montervino, e questa è una notizia, visto che fino ad oggi il capitano non aveva proprio fatto breccia nel cuore della gente di Salerno. Questa promozione serve anche a mettere da parte scorie passate. Tra l'altro Montervino quest'anno è stato spesso oggetto di critica da parte di qualcuno, ma in ogni caso il capitano ha saputo conquistare l'affetto della tifoseria granata a piccoli passi nel corso di questa sua esperienza con la Salernitana. Questo probabilmente è il campionato, come ha detto anche lui nel prepartita, il campionato per lui più bello, con la maglia della Salernitana, perché si chiude con la promozione con l'Ippocampo sul petto. Intanto si fanno delle prove tecniche in vista di quella che sarà la coreografia che accompagnerà le squadre al loro ingresso in campo. Ci sarà anche una maglia che i calciatori esporranno a fine partita per ringraziare del sostegno ricevuto il pubblico, perché poi alla fine, Fulvio, i sempre presenti, lo zoccolo duro, li ha accompagnati per tutto l'anno, non solo in casa ma anche in trasferte, ed era impensabile vedere 1000 persone a Gavorrano, 2000 persone a Melfi. Ci vuole un gran coraggio, ma prima andiamo da Antonio Esposito. Sì, siamo con il presidente regionale della FIGC, Pastore. Allora, presidente, è una bella sensazione questa da Salerno, si lancia un messaggio forte al mondo del calcio, oltre 12.000 persone sono numeri importanti. Ma saranno molto più importanti i numeri degli anni a venire. Credo di poter dire che questo sia il primo passo, anche se in realtà il secondo, dopo la ricostruzione e ristrutturazione grazie alla coppia Lotito Mezzaroma, il primo passo per il ritorno verso il calcio che conta, quello che si confà, che è adeguato alla Salernitana, alla sua storia, al suo blasone e soprattutto alla realtà grandiosa dei tifosi. E se mi è consentito, senza alcun sentimento di piaggeria, ma perché è doveroso sottolineare certi aspetti, che si compà ad una grande società che finalmente la Salernitana ha e che non aveva dai tempi di Nello Aliberti. Senta, presidente, senza voler rovinare quello che è il clima di festa, secondo lei il problema della multiproprietà è un nodo da sciogliere ed è importante per Lotito e Mezzaroma, o non è questo il problema? Magari quello della riforma dei campionati, il ruolo della Lega Pro, qual è secondo lei la partita più importante da giocare? Io non è la prima volta che lo dico, credo che sia da persone responsabili e sportive sottolineare che il problema della multiproprietà indubbiamente esiste, ma credo che lo stesso Claudio Lotito, che tra l'altro è ai vertici della Federazione Calcio come consigliere federale, come componente del comitato di presidenza, come colui al quale è sfuggito davvero per un pelo in modo molto bizzarro la vicepresidenza ordinaria della FIGC, sia più consapevole ancora di noi. Credo che sia davvero un problema, ma credo anche che con serenità, con serietà, con senso di equilibrio lo si possa risolvere nel migliore dei modi. Grazie Enzo Pastore, segretario regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio. A te Michele. Grazie. Inquadratura per la tribuna rossa, la tribuna autorità dello stadio Arechi, laddove a breve prenderanno posto i proprietari della Salernitana, che avranno la possibilità di vedere probabilmente il record di presenze assoluto della gestione Lotito Mezzaroma, che appartiene alla partita contro il Monterotondo, 10.888. Secondo te c'è la possibilità di superare questo dato? Penso di sì, insomma, ho sentito tanta gente che in pratica non è mai venuto allo stadio, ritornare allo stadio. Devo dire la verità, questa cosa da una parte mi fa immenso piacere, perché significa che tutti vogliono partecipare alla festa, però insomma io mi auguro che dall'anno prossimo, a questo punto lancio una controproposta, ha ragione Lotito, insomma deve essere anche lui a venire incontro ai tifosi, casomai con dei prezzi accessibili per gli abbonamenti, però anche la città deve rispondere, perché bisogna sostenere questa squadra nei momenti di difficoltà, quando il campionato è nel pieno, quando le partite sono importantissime, bisogna lottare tutti insieme. Siccome Salerno ha sempre contribuito in maniera determinante alla crescita e alle vittorie dei campionati,
deve anche farlo l'anno prossimo, perché a questo punto è giusto, insomma, che Lotito e Mezzaroma siano gratificati dal loro impegno, dalla loro volontà di portare in alto il calcio a Salerno. Insomma, io mi auguro che l'anno prossimo la media degli spettatori sia di 8, 9, 10 mila, come può la città di Salerno, sì, nel campionato prossimo. Credo che la regia possa mostrarvi queste immagini del sindaco De Luca che aspetta Lotito, la prima stretta di mano è con il figlio del sindaco De Luca, ecco i due che in questo momento si incontrano, sono arrivati in questo momento allo stadio Arecchi. A dire il vero, il sindaco De Luca lo ha fatto per qualche minuto d'anticipo rispetto al patron Lotito. Mezzaroma invece già in tribuna, come puoi vedere ormai la gente qui allo stadio, nel settore tribuna, è già tutta entrata per gustarsi la coreografia. Noi proviamo adesso ad avvicinarci a Lotito. Considerando che stanno entrando sul campo le panchine, Antonio, credo che dobbiamo fare velocemente. Intanto... Allora sì, Michele, mi avvicino. Presidente, buon pomeriggio. Allora, la conferma la vittoria di un progetto, il suo. Ma adesso vediamo oggi, aspettiamo la partita di oggi, dai, che noi dobbiamo arrivare primi. Non vuole cali di tensione, no? No, assolutamente no. Senta, però lei ha detto stateci vicino, sosteneteci. Insomma, perché vi porterò lontano, conferma, dove ci vuole portare? Vuole portare dove ci spinge, dove ci spingerà il pubblico salernitano? Presidente, è la festa. Un attimo soltanto. È la festa della proprietà. È la festa della Salernitana. Adesso vediamo innanzitutto oggi che facciamo, perché è importante la partita di oggi. Ha sempre chiesto il primo posto, è soltanto il primo step, presidente. Assolutamente, dobbiamo arrivare al primo posto, perché poi ci sono anche la partita con la Salerni, con la Supercoppa. Quindi... Senti, il sindaco ha detto abbiamo puntato sul cavallo vincente, così, no? Se no, che razza di cavalluccio è? Allora. Se no, parlava del cavalluccio, il simbolo, il cavalluccio. Una dedica, presidente. L'ho detto, la dedica. Speriamo adesso che il pubblico capisca l'importanza di questo progetto e ci sostenga per darci lo stimolo in più per poter proseguire in questo percorso. Ci l'ha capito, la gente c'è. Lo abbiamo visto finalmente sorridente, Antonio. Sindaco, la vittoria di un progetto. Sindaco, un attimo, sindaco. Sindaco, non... Michele, hai visto? No, non è stato facile. A te, Michele. Lotito sorridente, Mezzaroma già sistemato in tribuna autorità. Si stanno preparando a fare il loro ingresso le squadre, le panchine di Salernitana e Poggibonsi sono già sul terreno di gioco. Francesca, abbiamo visto in tribuna anche gli altri giocatori non convocati, da Topuzis ad Alessio Cristiano Rossi, passando per Ricci che è squalificato. Tutti presenti, ma soprattutto è arrivato Lotito, è sorridente. È arrivato Lotito sorridente, poco prima, come sottolineavi, è arrivato Marco Mezzaroma, è stato il primo ad accomodarsi in tribuna, e mentre Lotito stava appunto arrivando in quei frangenti, il presidente è arrivato, sta salutando i tifosi presenti nell'adiacente tribuna rossa, e presidente sorridente finalmente, come sottolineavate anche voi, è pronto anche ad assistere alla coreografia sugli spalti della curva sud, la coreografia preparata dagli ultras della curva sud siberiano. Intanto si sono accomodati anche in panchina i giocatori, tutti i componenti della panchina della Salernitana, da Garino a Giubilato a Chirieletti, Lanni, Zampa, Capua e Gustavo, che sono i giocatori che oggi saranno in panchina. I primi ad arrivare in panchina sono stati Gustavo, Capua e Lanni. Tra pochissimo arriverà anche la squadra. Intanto ascoltiamo in sottofondo anche la musica che credo accompagnerà la coreografia. Si iniziano ad ascoltare le note, musica tra l'altro realizzata dal DJ salernitano Marco Montefusco, quindi sarà un qualcosa di originale, e inizia a srotolarsi, Fulvio, una bandiera sudista che andrà a comporre una vera e propria un bel abbraccio fra il sindaco De Luca e Lotito, ed è uno spettacolo per tutto. Coriandoli dappertutto, e si srotola ora una fotografia di Salerno, una ricostruzione della nostra città, anche di quello che sarà
la nostra città, perché la gente, come il suo sindaco, è protesa già al futuro e quindi inizia ad immaginare. Sarà una bella soddisfazione per il sindaco De Luca vedere anche la Salerno il famoso Crescent che sta nascendo fra mille peripezie. Comunque prima o poi il sindaco ce la farà, una città straordinaria che cresce in Europa, e così anche la Salerno calcistica crescerà in Europa. Protesa al futuro si compone questa bandiera sudista in curva sud, ma le emozioni non finiscono qui mentre le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Maglia granata, calzoncini e calzettoni neri per i giocatori della Salernitana accompagnati dai loro figli. Vediamo Ginestra con i suoi due bambini, Munar con Chloé, tutti gli altri accompagnati da piccolissimi che ora sgambettano verso l'uscita del rettangolo verde. Non è finita, non è finita. Assolutamente finita la coreografia, perché come vedete al di sopra della bandiera sudista sta per essere srotolato un altro striscione, una gigantografia, penso che tu l'abbia già riconosciuto, Fulvio. Carmine Rinaldi, il siberiano che idealmente vigila su Salerno e sui salernitani, perché è una di quelle figure, un ultravero che ha dato tutto se stesso alla causa granata e probabilmente lo avrebbe fatto ancora oggi. Una grande persona, una persona di cuore che faceva non solo il tifo per la Salernitana, ma era un ultras vero, non ha mai commesso una sciocchezza, è sempre stato perfetto in tutta la sua vita. Peccato che abbia lasciato appunto la vita terrena troppo presto. Io vorrei approfittare per salutare anche Nicola, il poliziotto, del quale sono rimasto immensamente colpito in questo momento, vedendo nei distinti che lo saluta, veramente un grande tifoso che era sempre qui sotto la nostra postazione, ci salutava calorosamente, ma era un grande, grande tifoso da Sedano. Comunque una coreografia straordinaria, veramente incredibile. Io penso che sia giusto proprio in queste giornate ricordare chi non c'è più e magari avrebbe voluto essere. Certamente, perché sarebbe stato molto bello per loro stare qua. Bello. Escono le facce di Ciro, Simone, Enzo e Peppe, i ragazzi che hanno dato la vita alla Salernitana, che ci hanno abbandonato a causa di quel maledetto rogo sul treno che riportava a casa i tifosi dopo la drammatica, sportivamente e non solo, trasferta di Piacenza. E certamente un abbraccio ideale alle loro famiglie. Certamente questa è commovente, questo momento, perché chiaramente erano dei ragazzi giovanissimi che hanno lasciato la vita in un momento dove potevano affrontare ancora tutto quello che c'era sulla loro strada. Quattro ragazzi che hanno perso la vita per la Salernitana, insomma, come dicevi tu, in quel maledetto giorno di 10-11 anni, non so, 99, che no, purtroppo, 14 anni fa, sono passati tanti anni, però fa bene ricordarli sempre per dare il monito a tutti, anche ai più giovani, di fare il tifo per la Salernitana, ma di restare sempre tranquilli, di non esagerare, insomma, di fare sempre le cose con l'affetto verso questa squadra, perché purtroppo Montervino è andato a deporre un mazzo di fiori proprio là dove c'è lo striscione per Nicola che salutavamo precedentemente. E infatti è un momento molto particolare, un momento di grande commozione. Allo stadio Arechi di Salerno siamo pronti per assistere alla sfida tra Salernitana e Poggi Bonsi. Non finiranno le emozioni e le sorprese, perché nel corso del match verranno srotolati tutta una serie di striscioni. La musica l'avete riconosciuta probabilmente, realizzata da Marco Montefusco, partendo da una base importante, quella del Gladiatore, ma continueranno le sorprese nel corso di questa partita che è iniziata in questo
momento. Salernitana che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, dunque proprio sotto la curva sud, dove per ora rimane posizionata la coreografia, perché questa è la mentalità ultras, no Fulvio? La partita va in secondo piano, bisogna lanciare un messaggio. Un messaggio importante per la società, per la città, per coloro che ci seguono dalle parti dell'Italia e non solo. Rimane per ora la parte inferiore con il volto che adesso piano piano quattro ragazzi, la città di Salerno chiaramente piano piano adesso si libererà per dare modo ai tifosi di incitare e vedere la partita, però è chiaro che è un momento ancora molto importante, commovente di questa giornata, che farà secondo me molto piacere a mezza Roma, lo dito al sindaco di Salerno. Secondo me se ne parlerà molto, Fulvio, nei prossimi giorni. Senz'altro. Perché in seconda divisione vedere più di 10.000 persone sugli spalti, vedere una coreografia del genere ci riporta indietro almeno di 10-15 anni. Sicuramente, insomma, in C2 penso sia impossibile, insomma, a meno che... Io a memoria non ricordo assolutamente un campo gremito di questa portata. Io mi auguro che l'anno prossimo possano essere aperti anche i distinti, così insomma ci sarà uno spettacolo diverso. Intanto calcio d'angolo in favore del Poggi Bonsi, c'è stata una deviazione di Molinari, la sfera è terminata oltre la linea di fondo, primo corner della partita, si libera per la battuta a rete Pera, ma c'è stato un fallo al centro dell'area che è stato sanzionato dal direttore di gara, che è il signor Marco Serra della sezione AIA di Torino. Dunque sfuma questa prima opportunità, rivediamo il rallenti di questa occasione, la girata al volo di Pera, ma vanificata dal fischio del direttore di gara precedente al suo tentativo. Munara arriva al limite dell'area, tenta la conclusione dalla distanza, ma la sfera carambola proprio addosso a Ciro Ginestra. Io vorrei andare subito a bordo campo da Francesca De Simone per raccontarvi le emozioni della panchina della Salernitana nel momento in cui è stata esposta la coreografia e per questo avvio di gara. Francesca. Sì Michele, una grande emozione e grande commozione anche in campo, non solo da parte dei giocatori che erano già pronti sul rettangolo di gioco e hanno assistito alla coreografia. Avete visto anche delle immagini come hanno seguito il sindaco De Luca e il presidente Lotito con grande attenzione la coreografia sugli spalti, inizialmente sorridente il sindaco, poi grande commozione anche in tribuna, e da sottolineare anche la commozione in panchina di Perrone, di mister Perrone, che si è commosso in occasione della coreografia, e poi naturalmente grande partecipazione anche da parte dei componenti della panchina della Salernitana, mentre il mister sta seguendo ormai con grande attenzione anche queste prime fasi di gioco in campo e ha dato anche uno sguardo alla distinta delle formazioni anche soprattutto del Poggi Bonsi, chiaramente. Diceva Francesca, Fulvio, Perrone commosso, Perrone che è un personaggio completamente fuori dagli schemi di quello che è il calcio moderno, ti saresti aspettato da lui la dedica per il siberiano a promozione acquisita? No, però è una persona molto, molto attenta, è una persona anche di una cultura leggermente superiore alla media rispetto agli allenatori in generale, devo dire la verità, e quindi una persona che sa anche essere preciso, conciso nelle sue esternazioni. Non mi sarei aspettato questo, però se l'ha fatto è una persona di grande sensibilità. Merita sicuramente questo successo, perché è stato veramente molto bravo. Merita questo successo, e a questo punto te lo dico subito, merita anche la riconferma? Assolutamente sì, non esiste né in cielo né in terra che si possa pensare di cambiare l'allenatore, insomma un allenatore... Ciao Nicola, poliziotto amico degli ultra, lo striscione esposto in curva sud dai ragazzi. Guarda, devo dire la verità, questo fatto mi ha un po' sconvolto, era una persona che
molto tifoso della Salernitana, lavorava sul tribunale, un poliziotto, ma poi dopo insomma... Attenzione a Poggi Bonsi in area, il pallone e il gol del numero 7, Mike Miniati, una disattenzione della retroguardia granata, gol subito dalla Salernitana a difesa schierata, e vedete che festa che fa il Poggi. Vabbè, certamente il Poggi Bonsi ha approfittato di quest'area di festa che ha preso, diciamo così, la Salernitana, che è iniziato un po' frastornata, c'è stata una grande disattenzione in difesa, indisturbato il giocatore ha potuto fare gol battendo imparabilmente Dazzi, smarcato al tiro da Settembrini, che cioè, a sua volta aveva ricevuto palla da Pera, chiaramente era messa male, però sì, la difesa era messa male. Adesso insomma chiaramente la Salernitana deve pensare a riordinare un po' le idee, partire sotto di un gol contro una squadra molto animata, molto concentrata, non sarà facile, però la Salernitana ha la caratteristica e la storia e la voglia di poter ribaltare questo risultato. Oggi Bonsi, squadra che già l'andata mise in seria difficoltà la Salernitana, Salernitana che tra l'altro per la seconda gara consecutiva tra le muramiche passa in svantaggio da parte della squadra ospite. Contro il Melfi però la doppietta di Munar regalò la vittoria al team di mister Perrone. Dunque il gol di Miniati ha spezzato l'equilibrio, io credo che stia dando qualche problemino alla Salernitana la marcatura di Pera, che parte molto lontano dalla porta, e questo non dà riferimenti ai difensori della Salernitana. Sì, diciamo che tatticamente è molto difficile ancora inquadrare questa partita, perché ci sta l'entusiasmo che ha, diciamo così, contraddistinto questi primi 10 minuti di partita, hanno condizionato un po' il gioco della Salernitana, e il Poggi Bonsi molto carico, entrato in campo con grande determinazione, sta facendo insomma quello che si aspettava, cioè aggredire un po' la squadra, approfittare di questo momento per mettere in difficoltà la squadra granata. E quello che dicevi tu è vero, insomma il altro striscione, piccolo Alessandro continua a lottare, esposto in curva sud, ma io tornerei subito da Francesca De Simone per comprendere come è stato accolto dalla panchina granata il gol del vantaggio degli ospiti e che cosa ha chiesto subito dopo Perrone. Gol che è arrivato a sorpresa, chiaramente ha lasciato attonita la panchina, subito l'unico calciatore che si è alzato subito dalla panchina per incitare i compagni è stato giubilato. Ora Perrone sta richiamando spesso l'attenzione dei due centrali difensivi, in particolare di Molinari e Tuglia, in occasione delle manovre offensive della squadra avversaria. Cross di Monterbino troppo sul portiere, tra l'altro il collaboratore di Lina aveva pure sventolato. Io penso che la Salernitana non debba farsi prendere troppo dall'ansia, però cioè vedi i giocatori sì molto aggressivi, e questo sicuramente è un merito, però bisogna ragionare, perché tanto insomma diciamoci la verità, a livello insomma di classifica sappiamo tutti che questa partita conta relativamente, per cui bisogna insomma un attimo riordinare le idee e cercare di fare il gioco che ha sempre fatto la Salernitana con maggiore raziocinio, soprattutto dare più palla a Mancini e a Munard per cercare poi di innescare le bocche di fuoco della Salernitana. Scontro sull'out mancino tra Simone Piva e Panariello, proprio Piva ora va al traversone, il pallone viene messo fuori dal numero 5 di Erna della compagine toscana, e ora riparte il team di mister Fraschetti, ma c'è un break di Mancini a centrocampo, poi Munar che supera due avversari, palla ancora per Mancini che la scodella dentro ed è decisivo. Bella questa azione, peccato che Guazzo era un po' distratto, perché secondo me la palla era per lui. Ora invece Perpetuini cerca il cross addirittura con l'esterno di destro, pallone che non arriva a destinazione, mentre Mancini dà sfoggio di quelle che sono le sue immense qualità tecniche. Poi però Luciani perde palla. Richiamato più volte da Perrone, che lo ha invitato a giocare la palla e a trattarla come sa,
giocatore indubbiamente di categoria superiore. Ricordiamo che ha militato nelle fila della Salernitana in prestito secco, ma è di proprietà del Verona, squadra che è in lotta per la promozione in Serie A. Comunque il Poggi Bonzi sta dimostrando di giocare un buon calcio, ha delle ripartenze molto pericolose come in questo caso, cioè chiaramente è stato costretto a mettere in corner col destro che non sì, è il suo piede. Infatti ho temuto, devo dire la verità, il peggio, perché mi sembrava che il pallone avesse preso una traiettoria verso la porta. Chiaramente insomma il maggior talento del... Andiamo a seguire il corner di Settembrini che dà il pallone ad Ilari, rientra sul destro Ilari ma la sfera si perde sul secondo palo, dove comunque c'è Dierna che si impegna e riesce a raggiungerla e a tenerla in campo, guadagnando anche la rimessa con le mani, di cui andrà ad incaricarsi il numero 2 Agnello Panariello. Resta in zona d'attacco dunque la compagine ospite, mentre Perrone a volto basso passeggia nervosamente nell'area tecnica, a testimonianza del fatto che non avrà di certo accolto con piacere il gol segnato da Miniati, che ha spezzato l'equilibrio mentre viene fischiato un offside per posizione irregolare di Pera, ma qui probabilmente non si sono ben intesi arbitro e collaboratore di linea, perché Pera non aveva dato il pallone al compagno di squadra, bensì lo aveva controllato nuovamente da solo, tant'è vero che il direttore di gara Fulvio chiede scusa e scodella il pallone. Sì, c'è stato un errore chiaramente clamoroso dell'assistente, perché il pallone l'aveva Pera nei piedi, non l'aveva ancora dato al giocatore avversario, insomma, quindi ha alzato la bandiera per un processo di intenzione. Lungo lancio di Mancini che cerca in area Ciro Ginestra, battuta di prima intenzione con il sinistro, tiro debole, pallone che si perde sul fondo, poteva essere una buona occasione. Ad ogni modo, ogni volta che Mancini prende palla succede qualcosa di importante. Rivediamo la girata col sinistro di Ginestra, che ha segnato Fulvio la bellezza di 16 gol in stagione, è già sotto contratto, sarà lui attorno al quale costruire la nuova Salernitana. Certamente sarà riconfermato, sicuramente un giocatore di grande affidabilità. Rimessa in gioco con le mani in favore del Poggi Bonzi dopo il colpo di testa di Tuia, che ha anticipato Pera. Ora con il tacco il capitano del Poggi Bonzi, serve la corrente Miniati, l'autore del gol del vantaggio dei toscani, il quale però si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Nulla di fatto quando siamo arrivati al 13° minuto di gioco, 1-0 in favore del Poggi Bonzi, e Salernitana che prova a riorganizzare le idee dopo aver subito il gol, ma continua a commettere qualche errore di troppo, a testimonianza del fatto che quando cala l'intensità mentale, Fulvio, si paga qualcosina, si rischia di commettere qualcosa. Sicuramente, insomma, ripeto, questa area di grande festa ha condizionato e sta condizionando un po' le giocate della Salernitana. Io mi auguro che col passare dei minuti possano essere più precisi. Salernitana che tra l'altro ha presentato in campo la formazione migliore possibile, quella dei titolari. Perrone già ieri in conferenza stampa ha lasciato intendere che eventualmente darà il via al turnover solo ed esclusivamente a primo posto acquisito, quindi solo ed esclusivamente se quest'oggi riuscirà a battere il Poggi Bonzi, e dalla sfida tra Pontedera ed Aversa Normanna arriverà un risultato favorevole ai granata. Tuglia porta palla, la scarica sul centro sinistra per Mancini, che avanza, poi sbaglia la misura del traversone con il sinistro e il Poggi Bonzi a buon gioco e riesce a riconquistare la sfera. Perrone applaude, ma evidentemente Francesca non è soddisfatta. No, non è per nulla soddisfatto Michele, anche perché come ti dicevo in precedenza sta dando parecchie indicazioni soprattutto ai due centrali difensivi, soprattutto a Tuia e Molinari, e lo ha fatto anche nella precedente circostanza. Poggi Bonzi che, ve lo possiamo dire ora con certezza, si è schierato in campo con il 4-2-3-1, lasciando solo due mastini in mezzo al campo e schierando tre mezze punte a sostegno del centravanti che è Pera, il quale tra l'altro svaria su tutto il fronte d'attacco e non dà punti di riferimento stabili alla coppia centrale della Salernitana, creando non pochi problemi. Luciani va al traversone, il pallone però è troppo lungo,
Vi spieghiamo così questi errori che sta commettendo la Salernitana, Fulvio? Calo, sì, di intensità mentale? No, adesso insomma c'è un po' di precipitazione più che calo mentale, troppo precipitosi i giocatori, devono chiaramente capire che insomma hanno ancora un po' di tempo a disposizione, ancora molto, per recuperare la partita, e devono essere più concentrati, più tranquilli quando vanno a ripartire. Riparte ora la Salernitana, che ha riconquistato palla con Morris Molinari, scende sulla sinistra Piva, si propone, riceve il pallone Manuel Mancini, che deve entrare nel vivo dell'azione. Cambio di gioco improvviso per Guazzo e battuta di prima intenzione da parte del bomber di Alessandria, pallone alle stelle, ma ci vuole coraggio per provare una conclusione del genere. Rivediamo il lancio di Manuel Mancini, pallone preciso sul destro di Guazzo, il quale si inarca, piega troppo il busto in avanti e in questa maniera fa terminare il pallone alto sopra la traversa. Prima vera palla gol creata dalla Salernitana. Ma diciamo più che palla gol, insomma una buona apertura di Mancini. Secondo me Guazzo doveva cercare di tenere giù la palla invece di tentare questo tiro impossibile da indirizzare verso la porta avversaria. Dall'altro lato del campo Pera ci ha provato con il sinistro, ma il tiro del capitano del Poggi Bonsi si è spento alla sinistra di Dazzi senza che potesse creare problemi al portiere della Salernitana. Si propone e riceve sulla corsa Piva, c'è spazio, può attaccare il fondo, Piva va sul fondo, il terzino Granata mette il pallone al centro, ma il secondo me l'idea questa volta, secondo me l'idea di Piva era giustissima, perché tutti sono andati ad attaccare il primo palo, non c'era nessuno dietro, mentre l'intenzione di Piva era molto intelligente. Peccato che nessuno dei centrocampisti abbia seguito. Pera ancora dalla lunga distanza, questa volta con il destro, il pallone che termina nuovamente fuori dallo specchio. Ad ogni modo, il fatto che le due squadre siano abbastanza lunghe agevola lo spettacolo, favorisce le occasioni. Avete rivisto anche il destro del capitano della formazione ospite, che si è spento al lato senza... Bisogna assolutamente evitare, Michele, questi lanci lunghi, non... Bisogna fraseggiare, perché il Poggi Bonsi si schiera nella fase difensiva con addirittura sei elementi delle volte, cioè i quattro difensori più i due mazzini di centrocampo diventano sei. È difficile passare, però bisogna tentare più l'1-2 e non questi lanci lunghi che sono sempre, quasi sempre, preda dei difensori. Ed infatti Perrone, sì. Michele si sta sgolando in panchina, vuole che la sua Salernitana giochi palla a terra. L'arbitro ha fatto ripetere la battuta di un calcio di punizione concesso alla Salernitana per posizione irregolare di Pera, posizione irregolare che c'era effettivamente. Ora sulla destra Montervino, che sfida in uno contro uno i giocatori del Poggi Bonsi Ilari. Il suo traversone è stato respinto, ma riconquista il pallone in seconda battuta ancora Mancini. Si propone Luciani, premiato dal capitano De Granata, colpo di tacco e pallone all'indietro di Luciani, ancora per Montervino, mette fuori Passiglia e ora la Salernitana inizia a premere sull'acceleratore, sostenuta dai suoi splendidi tifosi che stanno dando vita ad una sciarpata. Sventolano anche le bandiere in curva sud, canta la curva, vediamo se riuscirà a spronare la squadra di Perrone, che è partita un po' con il piede sul freno. Vedremo se riuscirà a rimettere subito in piedi questa partita, che si è messa in salita a causa del gol del vantaggio messo a segno da Mike Miniati. Con le mani il capitano della Salernitana Francesco Montervino, dotato di una lunga rimessa in gioco, pallone nella zona di Guazzo, poi Ginestra, che aveva pensato anche ad una possibile sforbiciata, ancora sulla seconda palla Mancini, poi il cambio di gioco di Alessandro Tuia, Montervino ci mette la testa, ma il pallone termina oltre la linea di fondo e si ripartirà con la rimessa in gioco in favore del Poggi Bonsi, con Fraschetti, Francesca, il tecnico della formazione ospite, che continua a passeggiare nervosamente, lui che fu esonerato proprio dopo la partita interna con i Granata. Esatto, e alla Rechi a parti inverse è accaduto quello che è successo all'andata a Poggi Bonsi, con, come diceva prima il presidente del Poggi Bonsi, pronti via Salernitana in vantaggio, nel caso della Rechi
pronti via a passare in vantaggio è stato il Poggi Bonzi. Intanto vi segnalo dalla panchina che anche Perrone continua a passeggiare ora nervosamente, perché non piace la Salernitana, al tecnico non piace la Salernitana che sta vedendo in questo frangente, mentre c'è un giocatore del Poggi Bonzi che è a terra. Si tratta di Panariello, che già in precedenza si era scontrato con Piva, per la seconda volta dunque va a terra dopo aver ricevuto un colpo alla testa. Sono entrati un po' a passo lento i fisioterapisti della Sì, non so se è infortunato oppure ha qualche problema di deambulazione, cioè in pratica ha impiegato molto tempo per arrivare al di là del campo. Vediamo intanto lo scontro. No, Mancini, secondo me allarga un po' il braccio, ma nulla di particolare. Secondo me è infortunato uno dei massaggiatori, il dottore, insomma. Ha chiesto anche scusa ai giocatori della Salernitana per la sua andatura lenta. Poggi Bonzi che restituisce il pallone con Miniati, che scodella la sfera nella zona di Dazzi. Già effettuata il rilancio in favore di Perpetuini, che chiama in causa Luciani. Ancora il regista della Salernitana, Riccardo Perpetuini, scuola Lazio. Arrivato in comproprietà per la sua permanenza in Granata, sarà decisivo il parere di Lotito, indubbiamente è stato uno dei principali protagonisti di questa cavalcata vincente. Il cross di Montervino, la sfera sul destro di Mancini, conclusione ribattuta. Guazzo non può più andarsi sulla sfera in quanto questa era una buona occasione, peccato che il tiro sia stato ribattuto, però questa poteva essere una buona occasione. Sempre presente sulla ribattuta Mancini, che non è riuscito a segnare. Ora il corner battuto dal numero 10 Granata. Montervino gli riconsegna la sfera sul destro, ha cercato una cosa difficilissima, sì, peccato di prima con l'esterno. Peccato non è da Mancini, insomma era difficile, però peccato che abbia preso troppo esterno destro il pallone, poteva fare meglio questa volta il nostro centrocampista, che però è sempre molto pronto sulla seconda palla ad anticipare l'avversario, a testimonianza anche di una buona condizione fisica, sebbene siamo al finale di stagione. È sicuramente quello che sta dando più brio alla formazione, insomma. Il tacco di Guazzo, che ha cercato di liberare in area Montervino, va a terra Montervino per il collaboratore di linea. Il fallo non c'era. Capitano Granata, lo rivediamo nel nostro replay. Si era messo davanti Passiglia e Montervino con le mani ha cercato, diciamo, di che è un fallo più di sfondamento che un fallo dei difensori. L'arbitro ha optato per salomonicamente per una rimessa dal fondo, mi sembra che abbia visto giusto. Si riparte con il rilancio di Menegatti, svetta Molinari che anticipa tranquillamente Pera, ancora Molinari per Montervino, tocco ravvicinato per Luciani con la mano. Il numero 8 Scicchitano interrompe l'azione della Salernitana volontariamente e per questo motivo si becca il cartellino giallo quando siamo arrivati al 24esimo minuto e il Poggi Bonzi è sempre in vantaggio grazie al gol messo a segno da Mike Miniati. Rivediamo ed in effetti il fallo è volontario, motivo per cui il cartellino giallo è assolutamente inevitabile a termini strettamente regolamentari. Francesca, cosa sta dicendo Perrone? Lo sentiamo parlare. Perrone continua a dare indicazioni sulle marcature, soprattutto sempre a Tuia e a Molinari, e invita la squadra a giocare sempre la palla, a giocare palla a terra, a ripartire appunto da Molinari. Gira, gira, era l'urlo che aveva rivolto ai suoi il trainer romano, ed in effetti nel momento in cui la sfera arriva tra i piedi di Munara e Mancini c'è sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di importante, come in questo momento, tiro di Munar, rimpallo che stava per favorire Ginestra, ma ancora una volta il Cobra viene pizzicato in offside. Rivediamo il sinistro di Munar, c'era Guazzo sulla traiettoria, la sfera è arrivata a Ginestra. Ad ogni modo il destro dell'attaccante di Pozzuoli era stato respinto dal portiere del Poggi Bonzi, ma soprattutto Ginestra era terminato nuovamente in fuorigioco. È chiaro che con uno schieramento tattico del genere, il 4-3-1-2, necessariamente Fulvio la Salernitana deve tenere palla a terra e far giocare i suoi giocatori di maggiore qualità. Sì, assolutamente.
Cioè, perché in pratica solo facendo fraseggio con l'1-2, con grande abilità tecnica, noi abbiamo 2-3 giocatori fondamentali come Munard e Mancini che possono chiaramente fare la differenza, perché ripeto, il Poggibonsi in fase difensiva sono anche tutti dietro la linea della palla, addirittura insomma sono in sé. Giudicato regolare di Molinari ai danni del numero 10 Ilari, poi la Passiglia e regala il secondo. Stiamo giocando troppo sulla destra, anche perché di solito Piva è uno che si spinge, ma solo quando viene proprio sollecitato al massimo, cosa diversa con Montervino che invece è più centrocampista. Batte Mancini, pallone al centro, respinto ancora dalla difesa dei toscani, ci prova di prima intenzione Tuia, tiro violento ma impreciso che termina alto sopra la traversa. Io non capirò mai questi tiri così voglio dire improbabili, precipitosi da 35-40 metri con la palla che rimbalza. Devi essere, che ne so, uno specialista, un fenomeno, Balotelli forse, ma non lo so. 2 anni passati in fretta, il tuo posto è qui che ti aspetta. Un altro striscione, questa volta piccolo in termini di dimensioni, esposto dagli ultras in curva sud e probabilmente riferito ai diffidati in questa circostanza. Ginestra al limite dell'area, riceve da Mancini, cerca il passaggio di ritorno, la sfera non passa, c'è ancora Perpetuini ad alimentare l'azione de Granata. Ginestra questa volta cerca in prima persona la battuta a rete, ma viene letteralmente murato dai due mediani che poi in fase di non possesso si schiacciano proprio davanti alla difesa. Guazzo, limite dell'area, porta avanti il pallone l'attaccante nativo di Alessandria. Montervino ancora per Guazzo, fondo, e il pallone scodellato al centro viene messo fuori da Salvatori. Ancora Montervino ad alimentare l'azione d'attacco della Salernitana, non passa però il cross cercato dal capitano dei Granata e riesce a tenere anche in campo il pallone Paparusso. È troppo isolato però in attacco Pera, il quale tallonato da Tuia. Adesso la Salernitana ha preso il sopravvento al centrocampo, però il Poggibonsi è schieratissimo nella fase difensiva, cioè molto indietro, ha abbassato il baricentro. Ci vorrebbe chiaramente un calcio di punizione dal limite, qualcosa su gioco da fermo per poter scardinare questa difesa solida del Poggibonsi. Munar porta palla, Perrone gli chiede di giocarla, Guazzo per la terza volta ci mette il tacco ma sbaglia la misura del tocco per Ginestra, tocco ravvicinato che non arriva a destinazione. Ancora Perpetuini, allarga sulla destra dove si sta proponendo con grande continuità Montervino, traversone scodellato sul secondo palo, contatto in area e qui c'è una situazione di gioco da rivedere. È andato a terra Munar all'interno dell'area di rigore dopo un contrasto con un avversario, probabilmente una manata. L'arbitro ha lasciato giocare, prosegue l'azione della squadra di Perrone con Mancini che cambia gioco per Montervino. Luciani sbaglia il controllo ma riesce a mantenere il possesso palla, non la sprecare, dice Perrone. Perpetuini per Ginestra, la torre di Ginestra, troppo corto il suo suggerimento di testa, intendeva servire Guazzo, la sfera non può arrivare a destinazione. Salernitana che però riconquista immediatamente palla, Guazzo la gira per Montervino che si impegna nella rincorsa del pallone, lo tiene in campo, cross di prima intenzione, ci mette il guantone Menegatti anticipando con un intervento decisivo e risolutivo Ginestra che era posizionato sul secondo palo pronto ad intervenire. Rivediamo l'intervento del portiere, magari non bellissimo dal punto di vista estetico ma assolutamente efficace. Perde palla sulla tre quarti Munar, riparte il Poggibonsi con l'autore del gol Miniati, chiamato subito in causa Passiglia, poi sfera che arriva sulla sinistra Paparusso che è stato preferito a Roveredo, il quale doveva essere titolare alla vigilia. Si propone e riceve, come vedete, molto lontano dalla porta Pera, che è il centravanti, l'unico
attaccante di ruolo del Poggi Bonsi, che in questa maniera cerca di portare fuori i difensori della Salernitana non dando loro punti di riferimento stabili, e questa tattica ha consentito proprio al Poggi Bonsi di segnare il gol del vantaggio con Miniati. Palla al piede, avanza Mancini, alza la testa, cerca un compagno da premiare, trova sulla sinistra Piva, un'occhiata al centro da parte di Piva, il traversone, guazzo anticipato ancora da Salvatori. Monterbino voleva invitare all'azione offensiva Munar e qui Fulvio, il francese, se l'è un po' dormita. Sì, si è addormentato Munar, perché le intenzioni di Monterbino e il passaggio erano giustissime, perché ripeto, il Poggi Bonsi era tutto nella propria area, l'unica soluzione era quella di uscire fuori. Attenzione, Vera sulla sinistra premia l'inserimento al centro da parte di Paparusso, che dei due terzini del Poggi Bonsi è quello che si propone in zona d'attacco con maggiore frequenza rispetto al suo dirimpettaio Panariello. Mancini di prima intenzione nella zona di Guazzo, buono l'aggancio da parte di Guazzo, che però cerca un improbabile tiro dalla distanza, mentre al centro dell'area aveva preso posizione. Ma non lo so, certe volte, io non lo so, i giocatori certe volte pensano o essere Nembo Kid, oppure insomma di giocare. Neanche un giocatore di Serie A di grande livello può fare una scelta tecnica di questo tipo. C'hai la possibilità di andare avanti, controlla il pallone, aspetta, è inutile tirare da metà campo spostato sulla destra lì, incredibile. Anche se Guazzo ci ha abituati. Sì, vabbè, ma anche gol di pregio. Ma l'uovo com'è? Come si dice? Pasqua è una volta sola, insomma. Francesca da bordo campo. Laude Perrone all'azione offensiva della Salernitana e al gesto di Guazzo, l'intenzione offensiva della Salernitana. In precedenza vi segnalo anche che sull'intervento su Munar non ci sono state proteste dalla panchina, anzi anche in quella circostanza Perrone continuava ad insistere su Mancini e a giocare la palla, come sta facendo anche in questa circostanza, e poco fa ha dato anche delle indicazioni di copertura a Luciani. Non sprecate energie, era rivolto probabilmente proprio al numero 2 della Salernitana. Munar sulla tre quarti, ancora fermato dal numero 8 Scicchitano, che lo sta controllando da distanza ravvicinatissima. Mancini scambia con il francese, pallone in verticale per Piva, che ha cercato di rientrare sul destro, fortunosamente torna in possesso palla il mancino della Salernitana. David Munar è pronto a ricevere, insiste invece Piva, che poi cerca il cross con il destro. Beh, mette fuori Panariello. Poteva tranquillamente poggiare indietro a Munar. Piva si è intestardito in questo dribbling, soprattutto lui che il destro ce l'ha solo per camminare. Per Petuini in verticale per Ginestra e va a terra il Cobra. Secondo episodio dubbio. No, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, né prima né adesso, bisogna... Vediamo, il pallone toccato sotto da Perpetuini e Ginestra che va a terra dopo il contatto con Dierna. I due si stanno chiarendo a palla lontana, azione che farà comunque discutere. Il fallo di Mancini a centrocampo ai danni di Panariello, mentre si sta un po' innervosendo Munar, che sta faticando a trovare la giusta posizione in campo e soprattutto non sempre è stato servito in maniera puntuale. Rivediamo Mancini che allarga effettivamente il braccio sinistro e commette fallo ai danni di Miniati, che rimane a terra. È proprio lui che segnato il gol del 1-0 in favore del Poggi Bonsi, gol che fino a questo momento decide la partita, quando siamo entrati nel 35esimo minuto. Salernitana che dopo la rete ha praticamente tenuto sempre il pallino del gioco tra le mani, senza però creare grattacapi particolari. No, sicuramente non ci sono state occasioni da gol, c'è stato sì una supremazia territoriale che però non ha portato frutti, ma neanche tiri pericolosi per il portiere avversario. Poggi Bonsi è molto molto compatto,
Pera mette al centro il pallone, il suo cross è troppo lungo sul secondo palo. Non bisognerebbe allargare più il gioco, ma la Salernitana non ha degli esterni in grado proprio come caratteristiche tecniche, come non, gamba, come gamba proprio, non ha mai avuto per tutto il campionato, perché sia Piva che Luciani, un po' Luciani, ma Piva è molto lento, insomma porta spesso palla. Come in questa circostanza, pallone scaricato tra i piedi di Mancini, che però deve fare i conti con il solito Scicchitano, deve tornare indietro dalle parti di Morris Molinari, il traversone per Ginestra che di testa riesce ad anticipare Dierna, il suo colpo di testa però termina tranquillamente tra le braccia di Menegatti, che non ha nessun problema, e ancora una volta Perrone ha chiesto a Molinari di non lanciare lungo proprio per evitare di sfiancare i giocatori dalla cintola in su, che devono sostenere la manovra della Salernitana, ma poi devono anche tornare in difesa quando la Salernitana non è in possesso di palla. Piva forse aveva toccato il pallone con un braccio, torna da Tuia, alza la testa Tuia, cerca Ginestra, la sponda di petto di Ginestra per Mancini, che avanza palla a piede, avanza Mancini, due contro uno, ma va via il centrocampista di Ostia, ci vuole il terzo giocatore del Poggi Bonsi, nel caso specifico Passiglia, per fermare il... Grande giocata di grande caparbietà di Mancini, che ha mantenuto viva un'azione difficilissima perché era solo lui in avanti, gli attaccanti ma soprattutto i centrocampisti come Munard e Perpetuini non sono saliti, e da solo ha mantenuto questa palla viva procurandosi un calcio di punizione. Punizione che c'era per il fallo ai suoi danni da parte di Passiglia. Sul punto di battuta c'è Munar, mentre c'è qualche scintilla in area di rigore tra Guazzo e Dierna. Lo stesso numero 5 poco fa aveva battibeccato anche con Ciro Ginestra. Ora il direttore di gara, l'arbitro Serra, invita i due a chiarirsi, mentre Perpetuini provvede a liberare l'area di rigore, qualche rotolo di carta igienica che è finito sul terreno di gioco. Col sinistro Piva, pallone scodellato al centro, Ginestra di testa, sbaglia la misura del colpo di testa. E ora il portiere Menegatti fa arrabbiare l'Arechi non mettendo il pallone sul punto di battuta. Rivediamo il cross di Piva, Ginestra che riesce ad anticipare Panariello. Non trova la porta però il bomber Puteolano, che conferma di avere ottima scelta di tempo quando si tratta di andare con la testa. Invio di Menegatti, Mancini tocca il pallone, Piva fa girare per Perpetuini, che sul pressing di Settembrini perde il possesso della palla. Avanza Settembrini, chiude la discesa del numero 11 dei giallorossi toscani, quest'oggi in tenuta completamente bianca, e evita guai peggiori. Non mi sembra molto soddisfatto in panchina. Per nulla Michele, infatti da qualche istante il tecnico sta guardando in silenzio la panchina. Ora la partita, ora ha ricominciato ad incitare la sua squadra, ha passeggiato un po' nervosamente, poi ha guardato un po' la sfida mani sui fianchi. Nella precedente circostanza aveva invitato la squadra a salire. Seguiamo ora questo break. Seguiamo l'azione. Narri con questa palla, avanza come un treno Montervino, che cerca la verticalizzazione improvvisa per Guazzo. Pallone rimesso fuori, poi Luciani al centro e ancora Salvatori con la testa. Riesce a respingere al mittente il tentativo del numero 2 Granata. Luciani supera in dribbling un avversario, si porta troppo avanti il pallone e permette a Settembrini di riconquistare la sfera. Batti e ribatti, poi Montervino con un sombrero ai danni di un avversario, pallone al centro per Guazzo, che riesce ad anticipare Salvatori ma non trova la porta. Montervino sta giocando con grande forza, è l'unico che riesce a creare la superiorità numerica sulla destra. Prima ha fatto un lancio eccezionale, peccato che il difensore sia riuscito a intervenire, poi dopo addirittura questo pallonetto si è infortunato di grande intanto qualità. Luciani a terra ed è intervenuto subito il dottor Leo in compagnia del
fisioterapista Magliano, calcio di punizione in favore della Salernitana, anche se hanno qualche centimetro in meno rispetto ai difensori avversari, sia Ginestra che Guazzo. Ma è stata solo comunque una botta, penso, al basso ventre per Luciani, perché i dottori fanno segno che è tutto a posto, è molto doloroso, però insomma. Indubbiamente. Calcio di punizione per il fallo subito da Guazzo. Sul punto di battuta c'è Mancini, come vedete il Poggibon si tiene alta la linea difensiva per portare in fuorigioco gli avanti Granata. Molinari cerca la torre, la sfera nella zona di Perpetuini e a giudizio del direttore di gara commette fallo in zona d'attacco. Scelta coraggiosa quella del Poggi Bonsi di attuare l'offside sul calcio di punizione. Rivediamo il contatto in area tra Perpetuini. Secondo me, se lo fanno ancora una volta, fanno bene, perché in pratica può scaturire un'azione pericolosa, come in questo caso Molinari è riuscito a recuperare il pallone di testa, poi abbiamo perso l'occasione, però è un'opportunità in più. Avanza sulla sinistra Paparusso quando siamo arrivati al 41esimo minuto, sempre 1-0 in favore del Poggi Bonsi. Amministra il pallone ora la squadra ospite. Passiglia attaccato fallosamente da Perpetuini, resta a terra dolorante il numero 4 della formazione toscana. Morde sulle caviglie l'avversario Perpetuini, che sta cercando anche di alzare il pressing per evitare che la Salernitana rimanga schiacciata nella propria metà campo, ed è il centrocampista centrale che deve dettare i ritmi anche del pressing, mentre in curva sud si balla, si canta, non tifo per gli squadroni ma tifo te, dicono gli ultras Granata, mentre il calcio di punizione di Passiglia non giunge a destinazione. Poi l'errore di Mancini che libera Pera, limite dell'area per il capitano degli ospiti, destro a giro, Dazzi respinge con la mano sinistra, resta in attacco il Poggi Bonsi, Miniati al centro, deve raddoppiare Mancini che concede il calcio d'angolo, rivediamo l'errore precedente, abbiamo visto il destro di Pera che rientra sul destro, cerca la conclusione al giro, attento e concentrato Dazzi, mentre sta litigando col quarto uomo, con l'assistente di linea Ronca, Francesca. Sì, sì, per la segnalazione del recupero. Corner in favore degli ospiti, pallone scodellato sul secondo palo, deve uscire Dazzi per anticipare Dierna, si propone sulla destra Montervino ma non riceve dal numero 1 Granata. Pallone consegnato con le mani a Molinari, poi la sfera finalmente arriva a Montervino, che è particolarmente motivato in questa giornata. Scambio con Luciani, cross passo, troppo arretrato, era andato in area di rigore Guazzo, involontario il tocco con la mano da parte di Mancini. Munar sulla tre quarti, si propone Piva, pallone proprio per il Mancino, il suo cross viene ribattuto, poi sfera per Guazzo e la sforbiciata di Munar quando l'arbitro però aveva già interrotto. Cioè, non ti è piaciuta la scelta di Piva? No, perché Piva impiega un quarto d'ora ogni volta che deve crossare, cioè quelle sono occasioni che bisogna mettere il pallone subito in mezzo, non dare la possibilità al difensore di piazzarsi. Ti faccio rivedere però il gesto tecnico di Munar. Sì, molto bello, molto bello. Sì, molto bello, peccato che, a parte che era già gioco fermo, difficile da indirizzare verso i pali del portiere avversario, però insomma Piva deve essere più svelto nella... Sono tutti spalle al campo gli ultras della Salernitana in curva sud, perché è il momento di cantare, il momento di spronare la squadra di Perrone a recuperare lo svantaggio iniziale per il gol di Miniati. Munar recupera il pallone sulla tre quarti, si propone come al solito Montervino, avanza il capitano della Salernitana ma sbaglia il tocco, si allunga il pallone e se lo trascina oltre la linea di fondo. Quando manca esattamente un minuto alla fine del primo tempo, Francesca, si prepara il team manager della Salernitana per segnalare il recupero. Sì, 2 minuti di recupero ci saranno in questo primo tempo. Due minuti
che si giocherà fino al 47esimo. Mancini di testa per Perpetuini, in avanti subito in prima intenzione per Ginestra, che allarga ancora sulla sinistra per il centrocampista di Ostia, il cross al centro, la sponda di Guazzo per Ginestra, si deve distendere in area di rigore Passiglia per respingere la conclusione del bomber di Pozzuoli. Passiglia che è riuscito a No, questa volta ha ragione Piva, l'arbitro doveva fischiare un fallo precedente perché la mano ce la mette prima il centrocampista. Ma pure prima c'era un fallo in favore di Piva, l'arbitro ha sbagliato. Di Ginestra si distende Passiglia per murare il tentativo del Cobra. Ancora a secco in questa partita, a fondi, la scorsa settimana due gol per Ginestra che è salito a quota 16. Cambio di gioco di Mancini che cerca Luciani, ma sulla sfera arriva per primo Settembrini, all'indietro per Paparusso, poi Passiglia. Molinari alza il pressing ai danni di Ilari, lo tallona, non gli dà spazio, non lo fa respirare, c'è poi l'errore di Passiglia, ma il break di Montervino è solo temporaneo. Sulla sfera arriva Paparusso, ancora un rimpallo favorevole agli ospiti con il tacco Pera per il numero 3 Paparusso, contrastato da Tiglia. Torna ancora in possesso di palla il numero 3 dei giallorossi, Settembrini allarga sulla destra, dove però il pallone è a metà strada tra Scicchitano e Miniati. Ginestra lontanissimo dalla porta avversaria, cerca Guazzo, gira sulla destra ottimamente per Montervino, si propone Luciani che ancora birra, avanza ma poi preferisce dare il pallone a Perpetuini. Tra le linee Munar, in questa posizione può far male il destro di Munar, viene deviato e dunque peccato, perché come dicevi tu questa è la posizione ideale per il francese per poter far partire i suoi tiri a giro di grande precisione. Peccato che è stato deviato, smorzato. Ancora da Passiglia, sempre lui che come detto in fase di non possesso diventa il quinto difensore aggiunto del Ogibonsi. Intervento a gamba tesa da parte di Paparusso, posizione già battuta rapidamente dalla Salernitana che accelera naturalmente per cercare di creare una ulteriore occasione prima del fischio finale da parte del direttore di gara. Mancini la deve mettere in mezzo, Munar spalle alla porta, può girare, poi cerca la verticalizzazione, il pallone non filtra e allora l'arbitro fischia la fine del primo tempo, mentre Perpetuini aveva indovinato un grandissimo destro dalla distanza. Sì, oddio, insomma il portiere non si è mosso, quindi però comunque ha tirato un buon tiro, insomma raso terra. Bisogna lottare, una partita difficile, i primi 10 minuti la Salernitana era un po' non in partita, ma si poteva anche immaginare tutta questa festa, la coreografia ha colpito un po' tutti, è stato commovente, io penso che anche i giocatori non sono stati in grado di mantenere fuori dal loro cuore questo momento così particolare. Si va al riposo sull'1-0, il gol di Miniati per il momento decide la sfida della Recchi. Francesca, abbiamo visto Lotito un po' più rabbuiato rispetto all'inizio della partita. Sì, Lotito che ora in questo momento ha finito di parlare al telefono, Lotito scuro in volto, così come scuro in volto a tutta la squadra, in particolare la panchina che ha appena abbandonato il rettangolo di gioco. Ovviamente si vuole festeggiare, ma si vuole festeggiare con un risultato positivo, quindi la Salernitana farà di tutto nel secondo tempo per cercare di mettere le mani sul pareggio e si spera sulla vittoria. Ho detto che ora saluta anche il presidente della FIGC Campana Pastore, mentre dalla regia ci segnalano che abbiamo la possibilità di rivedere immediatamente il gol che fino a questo momento decide la sfida della Recchi. Settembrino che rientra sul destro, scarica sul secondo palo per la corrente Miniati che in perfetta solitudine insacca imparabilmente in ritardo Mancini, che avrebbe potuto intervenire partendo tempestivamente. Ci separiamo, c'è uno stacco commerciale, torneremo tra poco in diretta dallo stadio Recchi.
Di nuovo in diretta dallo stadio Arechi di Salerno, dove è ricominciata la sfida tra Salernitana e Poggi Bonsi da 57 secondi, sempre 1-0, il punteggio in favore della formazione toscana. Decide per il momento un gol messo a segno da Miniati, abile a sfruttare una disattenzione della retroguardia granata. Proprio in avvio di partita la squadra di mister Perrone ha dato vita poi ad una reazione, ma in concreto non ha mai impegnato il portiere del team ospite. Ci hanno provato in successione Ginestra, Guazzo, Mancini e Munar, ma sempre senza che il portiere del Poggi Bonsi dovesse effettuare interventi decisivi. Non ci sono sostituzioni in avvio di secondo tempo, dunque le squadre si confrontano con gli stessi 11 di partenza. Si sono riscaldati nell'intervallo i componenti delle due panchine, ma per il momento né mister Perrone né il tecnico del Poggi Bonsi Fabio Fraschetti hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. È chiaro che a cambiare dovrà essere in particolare l'atteggiamento della Salernitana, che dovrà cercare di sfruttare maggiormente le doti dei suoi giocatori di maggiore qualità, Mancini e Munar, che nel primo tempo, ogni volta che sono entrati in possesso di palla a ridosso dell'area di rigore avversaria, hanno dato l'impressione di poter creare qualcosa di importante. Il Poggi Bonsi, soprattutto dopo aver trovato il gol del vantaggio, invece ha cercato di badare più al sodo, puntando su azioni di ripartenza. Paparusso sulla sinistra allarga per la corrente Ilari, rientra sul destro Ilari, il raddoppio di marcature di Perpetini, viene eluso dal numero 10 dei toscani, riconquista palla Mancini, break per la Salernitana, 4 contro 4 nella metà campo avversaria, avanza palla a piede Munar che allarga sulla sinistra per Ginestra, sul secondo palo c'è Guazzo, anticipato in extremis da Dierna, primo calcio d'angolo del secondo tempo in favore di una Salernitana che comincia il secondo tempo del match con piglio più deciso. Il cross di Piva per Molinari che cerca la girata con il destro, palla fuori. Peppato, non era facile concludere per Molinari prima, secondo me Ginestra poteva fare qualcosa di meglio, cercare di evitare di crossare subito col sinistro, fare finta, rientrare sul destro per poter essere più concreto. Comunque una buona ripartenza della Salernitana, che adesso ha la necessità di insistere per cercare di raggiungere quantomeno il pareggio in questa partita di festa. Avanza Mancini sulla sinistra nel giorno della festa promozione all'Arechi, più di 10.000 i presenti, attendiamo il dato ufficiale che ci dovrà essere fornito dalla società. Intanto Settembrini riconquista il pallone dopo il cross sbagliato da Piva, avanza ancora Settembrini, si propone sulla destra Pera, ma il suggerimento da parte del numero 11 dei giallorossi è impreciso, troppo corto il passaggio in verticale, intercettato dalla retroguardia granata. Michele Perrone si gira verso la panchina e invita Capo a iniziare il riscaldamento. Capo che è uno dei giocatori che magari, pur non partendo titolare, è stato quasi sempre chiamato in causa, soprattutto nel girone di ritorno, dal trainer granata. Cross dalla destra di Luciani, teso, Guazzo anticipato ancora una volta, Scicchitano sbaglia il controllo, ne approfitta Mancini, pallone per Perpetuini che lo scodella in avanti, tocco morbido ma fuori misura anche in questa circostanza, il Poggi Bonsi ne approfitta per impostare una nuova azione. La Salernitana è già rientrata nella propria metà campo ed è schierata, anche se ci sono alcuni giocatori fuori posizione come Montervino che ora deve ritornare al suo posto sul centrodestra. Ora si posiziona bene la squadra di Perrone mentre si alza il livello del tifo della Sud, che vuole il gol del pareggio da parte della Salernitana. Non ci sta a questo svantaggio maturato nel primo tempo, il destro dalla lunga distanza di Pera, il rammarico. Bel giocatore questo Pera, comunque, giocatore interessantissimo. Quanti anni ha Michele? 16 gol per lui, vi dico subito anche la data di nascita del capitano, classe 84, 29 agosto. Peccato, nel senso che... Anche Gustavo intanto viene invitato da Perrone ad iniziare il riscaldamento. Limite dell'area, Mancini anticipato ancora una volta però da Panariello, ma torna sul pallone come un ossesso Montervino, ancora una volta capace di riconquistare la sfera. Limite dell'area, Munar la gira di prima intenzione, ma ancora una volta la retroguardia dei toscani
fa buona guardia e riesce a respingere al mittente il tentativo della Salernitana. Cambio di gioco da parte di Tuglia, molto preciso, lungo lancio per Mancini che rientra sul destro e il suo cross viene intercettato nuovamente da Salvatori. Alimenta l'azione d'attacco Riccardo Perpetuini, che aveva una mezza idea di tirare, preferisce poi allargare sulla destra per Ginestra, che veste i panni dell'assistman nella circostanza. Il pallone per Guazzo è troppo lungo, tra l'altro si vede la sottomaglia a testimonianza del fatto che una minima trattenuta in area c'è stata. Michele, intanto pure Chirioletti raggiunge Gustavo e Capua e inizia la fase del riscaldamento a bordo campo. Dunque iniziano le grandi manovre per quanto riguarda i panchinari della Salernitana. Ricordiamo che Perrone per questa partita ha puntato, per quanto riguarda la panchina, su Garino, Giubilato, Chirioletti, Lanni, Zampa, Capua e Gustavo. Ancora una volta, per il momento almeno, non sembra esserci spazio per il gioiellino della Lazio Enrico Zampa, che in questo girone di ritorno è andato incontro ad una clamorosa involuzione e non ha quasi mai trovato spazio. Mancini nel cerchio di centrocampo alza la testa e premia il movimento di Guazzo, anticipato da Dierna. Duello su questa palla vacante tra Miniati e Munar, spalla a spalla. Miniati tocca il pallone che termina oltre la linea laterale. Piva lo mette al centro e peccato che Guazzo non sia riuscito a fiondarsi sul primo palo, perché questa volta il cross era invitante, Fulvio. Sì, certamente in avanti Guazzo doveva capire meglio le intenzioni di Piva, doveva andare incontro al pallone, era un buon pallone, peccato che Guazzo non abbia capito bene le intenzioni del compagno. Guazzo che è rimasto praticamente in un blocco del difensore del Poggi Bonsi, mentre vi dobbiamo una piccola correzione riguardo alla coreografia inscenata dai tifosi della Sud. La musica era quella dell'ultimo dei Moicani e c'erano poi delle frasi del Epic Novel 300. Sulla destra Luciani, scodella al centro, ancora una volta Dierna riesce ad anticipare Ginestra. Questa volta però l'intervento del difensore dei toscani è difettoso e la sfera termina oltre la linea di fondo e ci sarà il secondo corner consecutivo in favore di Granata. Prima dell'angolo ti segnalo che lo Tito ancora non è rientrato in tribuna autorità. E sono già trascorsi quasi 8 minuti, quindi anche questo è un aspetto curioso. Munar al centro, il colpo di testa di Ginestra che ha anticipato fino anche Molinari. Pallone però troppo centrale. Questa era una buona occasione, si sono un po' ostacolati Molinari e Ginestra, per cui Ginestra ha sì colpito di testa ma non ha potuto dare angolazione e forza. Nel replay vediamo pallone. Che probabilmente a toccare il pallone il numero 6, Salvatori, disturbato da Molinari e Ginestra, ha rischiato anche qualcosina, perché se non l'avesse messa centrale difficilmente Menegatti sarebbe potuto intervenire. È tornato lo Tito. Munar sbaglia la misura del cross in questo avvio di ripresa. Munar sta cercando di andare a prendere il pallone un po' sul defilato sul centro-destra per cercare di entrare nel vivo della manovra, mentre c'è una sostituzione per il Poggi Bonsi. Si esce il numero 8 Cicchitano e entra Giunchi. Entra Giunchi, che alla vigilia della partita era in ballottaggio per una maglia da titolare. In extremis Fraschetti ha preferito Passiglia in mezzo al campo, prende il posto di Scicchitano, esce un under, entra un giocatore d'esperienza, ma dal punto di vista tattico cambia poco o nulla, perché si tratta comunque di un centrocampista di quantità. L'arbitro fischia fallo contro Tuglia. Ancora una volta viene punito questo tipo di interventi quando i giocatori staccano con le braccia non attaccate al corpo. Sinceramente non mi sembrava fallo questo, comunque insomma. Però sta usando sempre lo stesso metro di giudizio, quindi sì, li fischia tutti questi. Calcio di punizione per il Poggi Bonsi. Ilari non si intende con Pera, riconquista il pallone la Salernitana che prova a ripartire, ma c'è un altro break da parte di Settembrini, che sta correndo tantissimo per dare una mano ai suoi anche in fase di non possesso, e poi si ripropone puntualmente nella metà campo avversaria. Il nuovo entrato Giunchi, serve vicino Ilari, sulla destra decentrato Pera, sbaglia tutto, può ripartire la Salernitana, ma sono tante maglie bianche contro poche maglie granata. Salernitana un po' spezzata quando si tratta
di ripartire e di organizzare la manovra d'attacco. Luciani cerca addirittura il tiro dalla lunghissima distanza. Non ci sono idee, non ci sono idee, perché in pratica la squadra è, come dicevi tu, è sfilacciata troppo nella ripartenza, cioè erano tutti indietro, sia Munard, Mancini e Perpetuini non hanno accompagnato l'azione, è difficile, mentre il Poggibonsi è rientrato velocemente indietro nonostante le prospettive erano diverse, perché in pratica era Pera che aveva sbagliato un passaggio facilissimo dando la possibilità alla squadra granata di salire. Mancini, prendiamo la palla, sì. Gioca, la dice Perrone, ed ha assolutamente ragione il trainer granata. Mancini in avanti per Munar, tra le linee Munar, avanza palla al piede, cerca un fallo che c'è, viene fischiato con un pizzico di ritardo da parte del direttore di gara, il quale ha voluto vedere prima se si concretizzasse una eventuale situazione di vantaggio in favore della Salernitana. Una volta che ha visto che il pallone era invece finito tra i piedi del giocatore del Poggibonsi, ha fischiato fallo. Rivediamo l'iniziativa di Munar, raddoppiato fallosamente da Passiglia ed Ilari Sandwich da parte dei giocatori del Poggibonsi, e punizione da posizione estremamente invitante. Da lì possono calciare sia Ginestra di potenza, sia Piva, che negli allenamenti settimanali prova spesso i calci piazzati, e infatti sono proprio loro sul punto di battuta quando siamo entrati nel dodicesimo minuto di gioco. Fischia il direttore di gara, parte Ginestra, pallone che però non scavalca il muro predisposto da Menegatti, sfuma dunque questa opportunità in favore della Salernitana. Resta in possesso di palla però la squadra di casa. Piva al centro, non se la sente di tentare l'intervento Guazzo, amministra il pallone Mancini, lo allarga poi sulla sinistra per Molinari che calcia in rete, ma quando il gioco è non ha fatto in tempo a rientrare, era in fuorigioco Molinari, la difesa del Poggibonsi è salita velocemente. Devo dire la verità, da quella posizione è molto più giusto che a calciare sia un Mancino, e onestamente delle volte dovrebbero coordinarsi meglio i giocatori della Salernitana. Capisco Ginestra, ma la posizione era molto più facile per un Mancino che non per un destro. Siamo nati salernitani e moriremo sempre ultra, cantano i ragazzi della curva sud mentre c'è un rimesso in gioco con le mani in favore degli ospiti. La Salernitana riesce però subito a riconquistare il pallone e prova a ripartire, ma il passaggio di Monteordino è sbilenco, corto e fuori misura, non può intervenire Munar. Finito, cade a terra Miniati, probabilmente aveva sì subito fallo, ma poi ci ha messo un po' a cadere. Ha sbagliato completamente perché doveva darla sul lato opposto, c'era giù Luciani che era partito insieme a lui, ha tentato questo passaggio inopportuno proprio sbagliandolo completamente. Voleva affidare il pallone a Munar, che infatti lo ha applaudito e ringraziato per il tentativo, che però si è rivelato infruttuoso per quanto riguarda la ripartenza della Salernitana. Ilari lontano dalla porta, si sistema in fase di non possesso la Salernitana, mentre dalla panchina arrivano fischi e indicazioni per la fase di non possesso da parte dei granata. Sì, in particolare arriva l'incitazione da parte dei giocatori della panchina, Giubilato ha incitato Ginestra poco fa, ha detto dai Ciro. Giubilato, che è uno dei pochi che non ha effettuato il riscaldamento tra l'altro nell'intervallo, ha preferito andare negli spogliatoi assieme alla squadra, che al 14° della ripresa è ancora sotto di un gol. Perpetuini avanza palla al piede, ma l'azione è molto lenta, ci mette un po' la Salernitana a proporsi in fase d'attacco e poi si punta su questi cross dalla tre quarti che difficilmente possono tramutarsi poi in occasioni pericolose. Sbaglia il controllo Pera, si trascina il pallone oltre la linea laterale. Gustavo cerca di accelerare l'operazione. Se non si velocizza un po' il gioco è difficile che la Salernitana possa in pratica impensierire il Poggibonsi. Bisogna velocizzare molto, cercare di far girare la palla con più velocità, perché loro sono adesso sono in 9 dietro la linea della palla, sempre e comunque. Senza sbilanciarsi, senza perdere equilibrio, la Salernitana deve cercare di attaccare con più uomini e facendo muovere velocemente il pallone per spostare i componenti del pacchetto arretrato. Il cross di Piva sul secondo palo, troppo ma morbido. I cross dalla tre quarti sono facile preda sia del portiere che dei difensori. Rivediamo il pallone di Piva, troppo soft. Non si può, diciamo così, cercare di arrivare verso la porta con questo tipo di gioco, cioè
non abbiamo sulla sinistra giocatore in grado di spingere molto, cioè Piva è un giocatore più difensivista. Ed è un peccato che non si sia puntato più di tanto su Alessio Cristiano Rossi anche oggi in tribuna. Per Petuini, per Mancini, poi Piva, gira il pallone alla Salernitana, sulla tre quarti ora c'è Mancini, verticalizza per Ginestra, spalle alla porta, cambia gioco spostando il fronte d'attacco sulla destra, Luciani, poi Montervino, si accentra Montervino, buona l'idea, non l'esecuzione per Petuini dalla posizione in cui ha fatto gol contro l'Aprilia nel big match del girone d'andata, sbaglia completamente la conclusione. Francesca, prima sostituzione alle viste. Sì, perché Perrone richiama Cristian Chiraletti, che a questo punto sarà pronto ad entrare in campo prima di raccogliere le ultime indicazioni dal tecnico. Soldatino ordinato Chiraletti, vedremo se prenderà il posto di Piva o di Luciani. Intanto Montervino riceve ancora da Mancini, allarga sulla destra per la corrente Luciani, mentre Perrone dà le ultime indicazioni a Chiraletti. C'è il solito cross dalla tre quarti, c'è il solito intervento di testa da parte di Salvatori, che senza affanno riesce ad evitare guai peggiori per la retroguardia dei toscani. L'intento, Michele, è quello di allargare il gioco sulle fasce con l'ingresso di Chiraletti. Piva avanza, pensa alla battuta a rete, il pallone termina nella parte alta della curva nord. Ma la conclusione velleitaria, quella di Piva, ripeto, la Salernitana ha pochissime idee, sta anche facendo tanta fatica a far girare la palla, il Poggi Bonzi sta facendo la sua partita con grande criterio tattico e grande movimento agonistico. Purtroppo insomma la partita si è messa male dall'inizio, quindi adesso la squadra sta facendo grande fatica, ci vorrebbe chiaramente come prima un'invenzione, un calcio piazzato, però bisognerebbe anche decidere chi, come tirare in modo tale da poter essere più concreti. Tra l'altro Munar è spesso vittima di raddoppi di marcatura e non riesce ad entrare nel vivo del gioco della Salernitana, che continua ad affidarsi ai cross dalla tre quarti e ai lanci lunghi che sono spesso e volentieri intercettati dai centrali difensivi del Poggi Bonzi. Cerca il colpo di tacco Pera, pallone che arriva in una zona di campo dove ci sono solo maglie granata. Munar allarga bene sulla destra, questa volta Luciani accorre in maniera tempestiva, poi si propone Montervino e riceve, cross di prima intenzione, bella questa azione della Salernitana. Mancini continua ad arrivare per primo sulle ribattute e qui con ritardo viene fischiato un fallo di fuori, una posizione di fuorigioco di Quazzo, il quale poi dice qualche parolina di troppo e viene espulso Fulvio. Salernitana in 10. Ma questa proprio la decisione clamorosa dell'arbitro, non si è capito che cosa abbia detto Quazzo, però se ha detto qualche cosa non doveva assolutamente dirla, perché in pratica l'arbitro ha fischiato secondo me un fallo a favore del Poggi Bonzi. Certo, con questa espulsione la partita si complica nettamente per la Salernitana. Quazzo evidentemente ha detto qualcosa di molto negativo. Francesca. Sì, Quazzo non si ferma a parlare con la panchina, se ne va direttamente negli spogliatoi, si cambia tutto. A questo punto Chiraletti torna in panchina, Perrone chiama Gustavo e Capua, quindi a questo punto vediamo se Gustavo sicuramente sarà il primo ad entrare. 9.438, questo è il dato degli spettatori paganti in questa 31esima giornata del torneo di seconda divisione. Si tratta del record stagionale, ma resiste Fulvio il record di 10.800 spettatori registratosi l'anno scorso in occasione della sfida promozione con il Monterotondo per quanto riguarda la gestione Lotito. Evidentemente l'incertezza della partita l'anno scorso, nonostante la categoria, abbia inciso di più su questa partita, che invece già aveva in pratica designato la vittoria del campionato.
Peccato questo. È soltanto il doppio cambio perché si prepara anche Capua. Dunque esce Munar, entra Gustavo, questo è il primo cambio, è pronto ad entrare però anche Capua. Saremo a vedere al posto di chi intanto. Comunque Guazzo ha commesso un errore veramente clamoroso, non si può rispondere all'arbitro in un momento della partita dove già fai fatica a trovare spazi mettendo la squadra in 10 uomini, onestamente non si può. Applausi per Munar, applausi per Francesco Montervino, al di là del risultato sfavorevole la Recchi tributa il giusto omaggio ai protagonisti di questa cavalcata vincente del 2012-2013, campionato che segna il ritorno della Salernitana in prima divisione. Vedremo se in questi 25 minuti più recupero la Salernitana con un uomo in meno ma con Capua e Gustavo in più nel motore riuscirà a risollevare le sorti della partita. Lancio di Piva proprio nella zona di Gustavo, la sfera intercettata da Panariello, poi Capua che allarga sulla destra per Luciani di prima intenzione con l'esterno per Ginestra, bella trama offensiva della Salernitana, peccato per l'ultimo passaggio, la rifinitura di Gustavo per Ginestra risulta imprecisa e il solito Passiglia continua a conquistare palloni in mezzo al campo rappresentando un elemento di supporto per la difesa della formazione toscana che ora amministra il pallone senza cercare naturalmente accelerazioni particolari vista la situazione di vantaggio sia numerico che in termini di punteggio. Gustavo spalle alla porta per Capua, chiede il pallone Gustavo, Capua invece va al tiro da fuori, Menegatti mette la mano e riesce a deviare in la conclusione più difficile, cioè più bella l'ha fatta appunto Capua appena entrato, rivediamo un gran destro collo pieno. Pallone che è andato proprio sotto la traversa. Il portiere ha fatto un bel intervento sicuramente. Corner già battuto corto da Gustavo che duetta con Mancini, palla al centro. Invio abituale da parte della retroguardia toscana che ha vinto tutti i duelli di testa praticamente. Ora Mancini al centro per Ginestra, deve solo mettere dentro. E l'arbitro un calcio di rigore che sembrava potesse starci. Secondo me Ginestra ha sbagliato un gol fatto, insomma si è imbambolato davanti alla porta, non da lui il Cobra, un giocatore che ha abitudine al gol in maniera straordinaria. Il giocatore a terra e c'è la mano. Sì, però devo dire la verità, la mano è vicina al petto, insomma il pallone sarebbe andato lo stesso sul petto. Sì, ci poteva anche stare il rigore, però Ginestra ha sbagliato un gol clamoroso, secondo me. Poteva fare meglio, di certo, però il tocco con la mano dal nostro replay sembra evidente. Ad ogni modo, fallo ai danni di Gustavo, calcio di punizione da 30 metri. Ha protestato intanto Michele la panchina in occasione della precedente azione. Abbiamo visto ancora Francesca e la mano è evidente. Anche Piva ha detto all'arbitro che c'era il fallo di mani. Perrone si è girato verso Grigli e l'ha guardato scuotendo la testa. Abbiamo visto due volte da due inquadrature diverse, già in diretta era sembrato abbastanza evidente, nei rallenti ancora di più. Punizione in favore della Salernitana, sembra intenzionato a calciare di nuovo Ginestra, parte lui, il pallone fa la barba al palo, calciata molto meglio rispetto a quella precedente. Sì, questa sicuramente è stata una bella punizione, il portiere mi sembrava potesse... anche no, non ci arrivava, è partito dopo un quarto d'ora. Altro cambio per il Poggibonsi, esce Ilari, entra Roveredo, un difensore. Sì, Roveredo. Si copre Fraschetti che quindi a questo punto vuole assolutamente portare a casa una vittoria che permetterebbe al Poggibonsi di salire a quota 50 punti in classifica e di mettere una seria ipoteca sulla partecipazione ai playoff che rappresentano l'obiettivo a cui sta tendendo la società del presidente Pianigiani. La Salernitana però non ci sta, Gustavo all'indietro per Piva che vince il contrasto con Mignati, avanza palla a piede Piva nonostante ci sia un giocatore del Poggibonsi a terra, si continua a giocare, Mancini scaraventa il pallone in palla laterale e in queste circostanze deve essere l'arbitro ad interrompere il gioco e non i giocatori a calciare fuori il pallone. Queste sono le indicazioni che arrivano
da più fronti. L'arbitro intanto non ha ancora autorizzato i soccorsi per il giocatore del Poggi Bonsì infortunato, e c'è un po' di nervosismo, Francesca, in particolare Susini. Sì, Susini si è arrabbiato in particolare, per adesso va a dire anche qualcosa e viene al numero 7 Miniati, e viene espulso. Si era alzato subito immediatamente vendo contro il giocatore Susini e poi è stato invitato dall'assistente a riaccomodarsi, poi si è rialzato, è andato direttamente a parlare con Miniati. Non è riuscito a controllarlo il team manager. È una regola assurda questa qua, in pratica non si capisce mai se un giocatore si fa male per davvero o no. È chiaro che in questo momento della partita adesso c'è tutta una manfrina per far vedere che comunque il giocatore si è fatto male, ma forza non era del ghiaccio, ma dal replay abbiamo visto che l'unica cosa che ha colpito Miniati è il pallone nel contrasto con Piva, non c'era assolutamente cattiveria e non c'è stato contatto particolare. Il mancino della Salernitana va al cross, Passiglia mette fuori, sulla ribattuta arriva puntuale Mancini che addomestica la sfera, la dà all'indietro nella zona di Capua, sale anche Molinari, Salernitana che ora prova a schiacciare nella sua metà campo il Poggi Bonsì, a terra anche Passiglia e stanno accentuando spesso i contatti ora i giocatori della formazione ospite per guadagnare tempo utile. Doppio passo di Mancini che poi va sul fondo, cross però troppo sul portiere, viene richiamato anche Chirieletti a gran voce dai componenti della panchina granata, mentre abbiamo rivisto il cross di Mancini troppo sul portiere, interviene senza difficoltà Menegatti. Salernitana che nonostante l'inferiorità numerica sta facendo la partita in questa peccato, fase. Peccato Michele per quell'espulsione, Guazzo insomma ha commesso veramente una leggerezza imperdonabile, perché la squadra adesso, anche se solo con il cuore, con la forza della volontà, sta cercando e sta mettendo in grande difficoltà il Poggi Bonsì. Se ci fosse stato Guazzo. Gustavo e Capua freschi, stanno cercando di dare quel qualcosa in più, anche quel pizzico di imprevedibilità che era mancato alla Salernitana all'inizio del secondo tempo. Perpetuini smarca il tiro, Ginestra, questa volta aveva fatto centro il Cobra ma il gioco era stato interrotto, quindi non si può neppure parlare di gol annullato. Dunque sostituzione nelle fila della Salernitana, come ci anticipa da bordo campo Francesca De Simone. Fuori Alessandro Tuia, dentro Cristian Chirieletti. Tuia che dopo un infortunio muscolare ancora non ha i 90 minuti nelle gambe. Chirieletti va sulla destra, Luciani scala al centro, cambia poco. Diciamo che è anche un tentativo disperato di Ferrone di mettere il giocatore insomma in grado di giocare con più velocità la palla, quindi mettendo Luciani a centro e mettendo Chirieletti sull'auto destro con la speranza che possa farla la fascia avanti e indietro in questi ultimi 20 minuti. Arbitro che sta un po' indispettendo i tifosi salernitani, ha fatto ribattere il calcio di punizione. Gustavo in scivolata riesce a mantenere il possesso di palla vivo, Molinari amministra la sfera, cerca un compagno libero da servire, lo trova in Mancini che rientra sul destro, il passaggio rasoterra per Gustavo che sbaglia completamente il controllo, allora Perpetuini cerca di allargare sulla destra per Chirieletti, l'intervento di Paparusso e il pallone in fallo laterale. Capua ancora per Chirieletti, poi Perpetuini, limite dell'area, Perpetuini mette al centro e forse c'è stata una deviazione. È così, sì, è calcio d'angolo, e questo cross teso già era diverso da quelli prevedibili che arrivavano dalla tre quarti, sui quali aveva vita facile la difesa del Poggi Bonsì. Corner. Sul punto di battuta c'è Piva, dalla sinistra parte il numero 3 della Salernitana, sfera sul primo palo, poi Capua che riesce a tenerla bassa e Menegatti si distende sulla sua destra, probabilmente sarebbe terminata fuori ma ha voluto evitare guai peggiori il portiere del Poggi Bonsì. Rivediamo il tutto, la conclusione di Capua e la deviazione in corner del portiere. Torniamo in diretta per il nuovo corner di Piva, messo ancora fuori dalla difesa dei toscani, poi Capua che sbaglia il successivo suggerimento e occhio al contropiede del Poggi Bonsì. Chirieletti deve andare a chiudere su Pera,
troppo problematico, rischia anche di scivolare, entra in area Pera, controllato e contenuto da Chirieletti, deve tornare sui propri passi. I fischi della Rechi per il Poggi Bonsi. Miniati butta via il pallone, di lui era arrivato il raddoppio di Molinari, poi Gustavo può avanzare palla a piede, si propone sulla sinistra Mancini, taglia centralmente Ginestra, Gustavo porta ancora palla, arriva finalmente Capua e ancora lui ad andare al tiro. Questa volta riesce, questa volta a bloccare, aveva poca forza, Capua è ripartito dalla difesa, poverino, è arrivato di nuovo verso la porta, diciamo, del Poggi Bonsi, ha caricato, ma la tiro è venuto fuori un tiro non molto forte, centrale, facile preda del portiere. La Saitana è chiara che è costretta a rischiare moltissimo in contropiede. Attenzione al lancio per Pera, la posizione di partenza dell'attaccante del Poggi Bonsi è regolare, Luciani lo contiene, lo manda verso il centro, buono l'intervento di Dazzi sulla conclusione dal limite dell'area di Pera, e chiaramente la Salernitana ora sta spendendo parecchie energie, sì, e anche messa la luce in campo. Chiaramente rischia moltissimo in queste ripartenze perché il Poggi Bonsi è un uomo in più, ha la possibilità di giocare con più tranquillità. In questa occasione è stato bravissimo Dazzi, Luciani gioca anche in un ruolo non molto a lui congeniale, centrale, da parecchio che non gioca, quindi ha perso il duello con Pera. Adesso seguiamo, diciamo, Gustavo, poi Mancini, palla dentro per Ginestra e ancora una volta si alza la bandierina del guardaline, si arrabbia Ginestra che tra l'altro sulla nuca presenta un vistoso cerotto di quelli antidolorifici, era riuscito a controllare il pallone, ma a giudizio della terna arbitrale la posizione di partenza dell'attaccante della Salernitana era ancora una volta irregolare. Capua anticipato da Settembrini che forse aveva messo il piede a martello, l'arbitro lascia comunque giocare. Passiglia per Paparusso, circolazione della sfera da parte del Poggi Bonsi, pescato in perfetta solitudine Settembrini, poi Passiglia, ancora Paparusso, avanza palla a piede ora il terzino sinistro della formazione ospite, lancio in verticale per Pera, terminato a sua volta in posizione irregolare. Salernitana che si affida a Mancini per Petuini, mentre Francesca arrivano ancora indicazioni da Perrone. Indicazioni da Perrone soprattutto per i centrocampisti, per Petuini, per Mancini e Capua che tra l'altro è stato protagonista in positivo almeno da quando è entrato. Non portate palla, dice Perrone, che dunque chiede di far girare velocemente la sfera. È molto difficile, Michele, perché in pratica la squadra toscana, ripeto, insomma, è tutta indietro, gli spazi sono limitatissimi, con un giocatore in meno è molto complicato per la Salernitana trovare l'opportunità di andare verso la porta. Ci può riuscire soltanto con qualche tiro dalla distanza, come ha fatto Capua prima, e indovinare il gol della domenica, il tiro della domenica, come appunto ha tentato prima di fare Capua. Tra l'altro subito dopo l'espulsione di Guazzo, Fraschetti ha mandato in campo Roveredo, avanzando Paparusso che era il terzino sinistro della squadra a centrocampo, quindi in fase di non possesso, cioè, sono sempre di più. È un 5-4-1 sfegatato quello del Poggi Bonsi, ma d'altronde sta vincendo a Salerno, per loro insomma è un'impresa. È un'impresa sicura. Molinari, limite dell'area, Molinari cerca il tiro, ma sbaglia completamente la misura. Francesco. E infatti, ma Perrone ha invitato Molinari ad accompagnare l'azione e a Luciani a restare dietro in marcatura. Per sfruttare chiaramente il tiro da fuori, Molinari è dotato di una buona conclusione, questa volta però sbaglia la linea. È andato troppo col corpo dietro, la palla si è alzata tantissimo, quello è un sintomo di stanchezza, rimanere indietro col corpo, non ha avuto la capacità di andare avanti invece. Piva in profondità per Ginestra che termina a terra, l'arbitro lascia giocare, non c'è nulla, dice il direttore di gara. Poi Miniati che invita Pera a duellare in velocità con Luciani, l'intervento del numero 9 del Poggi Bonsi viene giudicato falloso ai danni di Luciani, tra l'altro è alle prese ora con i crampi Pera, mentre il tecnico ha invitato Molinari a restare a centrocampo.
per Petuini, proprio per Molinari che gli restituisce la sfera, si propone Gustavo, c'è anche Capua al limite dell'area, proprio Capua cerca un'iniziativa personale, pallone nella zona di nessuno. Luciani segue a uomo Pera, tutti gli altri giocatori della Salernitana sono chiamati ad agire dalla metà campo in su, assalto disperato dunque da parte dei Granata che cercano in tutti i modi di rimettere in piedi la partita, di trovare il gol del pareggio. Decide fino a questo momento la contesa la rete messa a segno nel primo tempo da Miniati, suggerimento di Molinari per Mancini. Questa era una buona idea, giusta, perché solo così centralmente si può cercare di superare, evitando il fuorigioco, la difesa bunker del Poggi Bonzi, però chiaramente il portiere ha scelto in maniera egregia il tempo di uscire. Capua sulla destra, si propone Molinari, generosissimo il cross di Capua per Ginestra. Fantastico, un gol eccezionale per scelta di tempo, coordinazione, indirizzo della palla, ma un gol fantastico, un campione eccezionale, il Cobra ha colpito ancora. Un uomo che non c'entra nulla con questa categoria, ma come ci diceva Francesca De Simone, bella la scena di Perrone, autentico centometrista nella circostanza, no? C'è stata un'esplosione di gioia da parte della panchina che ovviamente stava seguendo anche demoralizzata questa fase di gioco, poi il gol di Ginestra, la liberazione, tutti i giocatori della panchina, Perrone compreso, sono corsi ad abbracciare Ginestra, Perrone ha festeggiato con i giocatori e succede raramente questo. 35esimo minuto, Ciro Ginestra pareggia i conti, c'è Michele, un gol veramente fantastico, se tu tieni presente che ha avuto pochissime possibilità il Cobra, tranne quella palla prima, insomma, di poter... Seguiamo l'azione Fulvio, perché va a terra nuovamente in area di rigore Ginestra, e abbiamo visto il braccio destro di Dierna allargarsi in maniera sospetta, anche in questo caso l'arbitro lascia giocare. Fulvio, un gol di quelli che si vedono nelle sintesi domenicali di categorie superiori. Sì, assolutamente, assolutamente. Pallo di Piva su adesso, adesso però la squadra deve, secondo me, rallentare un attimo la situazione, controllare un po' di più la partita, perché non bisogna dimenticare che siamo uno in meno e quindi il Poggi Bonzi ha la possibilità di sfruttare questa, questa superiorità numerica per poter impensierire la Saitana, che non dimentichiamo ha speso tantissimo ed è stanca molto più degli altri. Intanto, mentre l'arbitro ha richiamato la panchina della Salernitana, Francesca, ci sono due imbucati in panchina, sono arrivati Iannarilli e Rinaldi. Iannarilli e Rinaldi in tenuta Granata, dato c'è il cambio, esce Paparuzzo, entra Bronchi per il Poggi Bonzi, ma soprattutto l'arbitro ha richiamato poi tra l'altro Perrone per l'ha invitato a restare nella propria area tecnica, abbastanza fiscalista l'arbitro, e glielo hanno fatto notare tutti i tifosi della tribuna a gran voce, e ora cantano i tifosi della Salernitana. Intanto ci si prepara anche in panchina, perché come sottolineavo prima sono arrivati Gennarini, è arrivato Rinaldi, con tanto di sciarpe granata anche per gli altri giocatori in panchina che in questo momento stanno indossando una t-shirt. Eh sì, l'avevamo detto, ci sarà una t-shirt celebrativa per il ritorno della Salernitana in prima divisione, ma non è finita la partita. 39esimo minuto, Ciro Ginestra, poi Gustavo anticipato, ancora Capo al limite dell'area, Molinari allarga sulla destra per Chirieletti, anticipato in calcio d'angolo da Roveredo, ci sarà un corner in favore dei Granata, battuto corto da Chirieletti, palla per Mancini,
non si accontenta dell'1-1 la Salernitana, Perpetini dal limite, tocco morbido, ma Chirieletti non aveva inteso quelle che erano le intenzioni del compagno. Molinari deve tornare indietro assolutamente, insomma adesso ripeto, io capisco, tanto non c'è molto, l'importanza del risultato è relativa, la partita è molto più importante per i toscani che per la Salernitana, però insomma chiudere questa partita con una vittoria sarebbe bellissimo. Cerca però l'undicesimo però, successo casalingo la Salernitana. Sì, però l'importante è anche controllare e cercare di non subire in contropiede qualcosa di irreparabile poi. Salernitana che è in stagione a quota 18 vittorie, potrebbe, battendo il Poggi Bonsi, eguagliare il record delle 19 vittorie stagionali targato Rossi, e quindi sarebbe un ulteriore record per questa stagione da sogno della squadra di Perrone, che ad ogni modo è riuscita a rimettere in parità le cose qui allo Stadio Arechi con il 17esimo gol stagionale di Ciro Ginestra, 17esimo gol in 27 partite, numeri eccezionali per il Cobra, mentre Luciani invita il pubblico a caricare ulteriormente la squadra per l'assalto finale, e questa testimonianza del fatto, Fulvio, che non si vogliono accontentare del pareggio. Molinari per Gustavo, area di rigore, deve girarsi Gustavo, non riesce a controllare la sfera. C'è stata un'illusione, l'arbitro si è fermato sul dischetto del rigore involontariamente, dalla parte insomma più lontana gli spettatori hanno pensato che... A meno che non siano arrivate anche buone notizie per quanto riguarda Pontedera Versa, perché in caso di sconfitta del Pontedera chiaramente il discorso per quanto riguarda il primo posto verrebbe archiviato quasi del tutto, anche con il pareggio basterebbe poi un punto nelle prossime tre partite per chiudere primi e affrontare la Supercoppa. Arrembaggio finale, 42esimo minuto, 3 al termine più eventuale recupero, ancora Molinari, tocco sotto, questa volta sbagliato completamente dal roccioso difensore originario di Udine, che si riprende il pallone, si avvicina all'area di rigore, cross al centro, c'è una deviazione che favorisce l'uscita bassa da parte un di un buon centrocampista Molinari, sta giocando con grande tranquillità. Sembra Stromberg, te lo ricordo. A centrocampo con quella capigliatura sembra lo svedese dell'Atalanta. Salernitana che ritorna in possesso palla dopo il rilancio sbagliato da parte del portiere del Poggi Bonsi, spera non ci può arrivare. E allora ultime chance, mentre avete visto un bel ralentì dedicato a Carlo Perrone, autentico protagonista di questa stagione granata. Mancini in verticale per Gustavo, Ginestra si gira in area di rigore, Ginestra cerca con il sinistro di sorprendere Menegatti, Panariello respinge in calcio d'angolo battuto a corto, ma l'arbitro fa ripetere ancora una volta tutto dicendo che la palla era in movimento. L'assistente richiama ancora Perrone, mentre i giocatori in panchina, come potete vedere, si sono già attrezzati per festeggiare. Corner di Piva messo fuori da Miniati. Mancini pensa alla battuta a rete, poi allarga sulla destra per Ginestra, che però è in posizione irregolare, ancora una volta pescato. Sì, fuorigioco, questa volta il fuorigioco era netto, ma ripeto, il Poggi Bonsi nonostante si difenda con oramai 7-8 uomini riesce comunque nella risalita velocemente, come adesso insomma si schierano molto alti, poi dopo però quando si tratta di difendere sono tantissimi dietro la linea della palla. Intanto nei distinti ci sono un paio di persone, gli steward le invitano ad uscire da quel settore, i fotografi si posizionano a bordo campo per riprendere le scene dei festeggiamenti post partita. Bisogna cercare anche di mantenere un certo contegno, Fulvio, no? È una promozione, è una festa, ma bisogna far filare tutto liscio. Pera intanto cerca, no, io mi auguro soprattutto che non ci siano invasioni di campo, perché sono le cose che guastano di solito le feste, perché i giocatori sono costretti a scappare e quindi finisce tutto lì. Mi auguro che questa volta nessuno
scavalchi il fossato. Gustavo cerca un'iniziativa personale quando siamo arrivati all'ultimo giro di lancette. Dovrebbero essere 5 minuti di recupero, anzi 4. 4 minuti di recupero, la lavagnetta luminosa viene esposta dal team manager Ronca, che si è tatuato il cavalluccio, lui che è un laziale doc, è stato conquistato letteralmente dall'esperienza salernitana. Gustavo sulla sinistra mette al centro il pallone, ancora una volta in tuffo, Dierna deve impegnarsi per anticipare Ginestra che da solo tiene sotto scacco tutta la difesa del Poggi Bonsi. Mancini, vertice alto alla sinistra dell'area di rigore, cerca il destro a giro, se fosse entrato un pallone del genere la rete se ne sarebbe caduta. Sì, ha cercato il tiro ad effetto, i giocatori in area erano tutti marcati, comunque ha fatto bene secondo me la Salernitana. Ha fatto 15-20 minuti finali di questa partita veramente splendida. Da capolista. 4 minuti al termine, solo extra time. Siamo già nelle fasi di recupero. Chirieletti non riesce ad addomesticare il pallone, ma Luciani sta marcando a tutto campo Pera, così come aveva fatto contro il Pontedera con Grassi, con una partita di grande sacrificio. Ora va il rinvio, il numero 2 Granata, il pallone termina direttamente in fallo laterale. Ora è difficilissimo gestire i panchinari della Salernitana, Francesca, sono tutti in piedi. Sono tutti in piedi, sono tutti pronti a scattare al triplice fischio, mentre Verona resta invece concentrato a dare le indicazioni agli uomini in campo. L'ha detto stampa Lambiase, già ti sta marcando a uomo. Sì, sì, marcatura a uomo di Lambiase. Per Petuini, per Capua, pallone per Gustavo, la Salernitana ci prova ancora, ma il brasiliano viene fermato. Gustavo, che tra l'altro per la terza volta è stato convocato da Bertotto per il raduno della nazionale universitaria e dunque sempre più vicino ad una convocazione per le Universiadi, e sarebbe un bel riconoscimento per la Salernitana e per il ragazzo di San Paolo. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine della partita, sempre 1-1 il punteggio. Nel primo tempo Miniati, nella ripresa al 35esimo il pareggio di Ciro Ginestra con un colpo di testa spettacolare, un gol che vale il prezzo del biglietto. Settembrini al limite dell'area, Poggi Bonsi che in extremis prova a rovinare la festa ai Granata, ma non ci riesce con l'intervento risolutivo di Mancini, che anche oltre il 90esimo si impegna in fase di non possesso andando a dare una mano ai compagni in difesa. Corre a tutto campo il centrocampista di Ostia. Pallone che termina in fallo laterale, ci sarà rimessa con le mani in favore del Poggi Bonsi. Francesca, che cosa c'è scritto sulle magliette? Rieccoci con l'uno finale naturalmente, quindi confermata quella che era un'indiscrezione della vigilia. Maglietta celebrativa con la scritta rieccoci, e Salernitana che si prepara a tornare ad affrontare il campionato di prima divisione, una categoria che le compete maggiormente. Pera ora ha fatto la stessa cosa che ha fatto Guazzo, però non è stato sanzionato il suo intervento ad ogni modo. Vabbè, bisogna vedere la parola che ha detto, insomma. Viva per Mancini, 48esimo minuto e 20 secondi alla fine. Chirieletti sulla destra, Molinari si propone, Chirieletti va al cross, Menegatti stava per combinare la grossa, ma ai suoi danni c'era l'intervento irregolare, questa volta netto, da parte di Ginestra. Sì, è stato uno scontro fortuito, cioè Ginestra chiaramente guardava la palla così come faceva il portiere, che era in anticipo, l'arbitro decide in anticipo. Primo bagno per Ferrone. Sì, Rinaldi ovviamente l'animatore della festa, è stato lui a fare la doccia al tecnico, festeggiano, si abbracciano i giocatori in campo. La stretta di mano con Fraschetti, il tecnico del Poggi Bonsi, che ha reso arduo il compito della Salernitana. Ci hanno provato in tutti i modi a rovinare la festa della Rechi, ma Ciro Ginestra si è rivelato troppo più forte. Tra l'altro l'abbraccio con Molinari, tra Molinari e Perrone, poi l'abbraccio tra Molinari e Giubilato, tutti i giocatori stanno indossando la t-shirt celebrativa, in questo momento anche Dazzi. Ginestra, Francesca, che è a terra perché si è scontrato con il portiere del Poggi Bonsi, possiamo andare anche con le telecamere verso la curva nord,
laddove c'è a terra Ciro Ginestra che si è scontrato ginocchio a ginocchio con il portiere, una cosa estremamente dolorosa, ma non dovrebbe esserci nulla di particolare. Sì, speriamo di no, perché chiaramente insomma il giocatore ha avuto questo infortunio proprio nell'ultimo secondo di partita. Giocatore fantastico che ha dato un contributo straordinario a quella che è stata anche Guazzo, la cavalcata. Anche Guazzo, Michele, raggiunge la squadra, indossa la t-shirt celebrativa, dice bandiera qualcosa a Perrone, probabilmente Perrone aveva chiesto cosa ha detto all'arbitro. Intanto tutti i giocatori stanno per andare a festeggiare sotto la curva sud. Ma c'è grande apprensione per Ginestra che si è infortunato proprio nell'ultima azione della partita. È bello questo applauso per il Poggibonsi che ha fatto una gran bella partita. Sì, e noi siamo già in compagnia del tecnico. Vai Francesca, mister Perrone, vai. Mister, la doccia d'obbligo. Sì, è la seconda. Dire che abbiamo fatto qualcosa di bello, da ringraziare i ragazzi, perché comunque è tutto l'anno che si impegnano, lottano, e anche oggi ne è stata una testimonianza, una partita che sembrava stregata, che abbiamo giocato diciamo sempre noi, purtroppo è stata complicata da questo gol preso a freddo, e la festa non l'abbiamo voluta fare proprio come avremmo desiderato. C'è da fare un ringraziamento anche ai nostri tifosi che hanno veramente oggi fatto una coreografia straordinaria. Si è commosso anche sulla coreografia. Eh sì, perché ho pensato ai papà di questi ragazzi, inevitabilmente essendo padre ho pensato al dolore che loro tuttora provano, poi per una fede, per un qualcosa che dovrebbe essere gioioso, per una passione. E quindi non ritrovarsi i propri figli che non tornano a casa deve essere stato un dispiacere che probabilmente resterà per tutta la vita. Tra l'altro questo è anche un periodo particolare per lei, se ricordo bene. Per lei è anche un periodo particolare. Sì, tra 8 giorni è l'anniversario della morte di mia madre, però purtroppo però una madre può morire prima di un figlio, il figlio prima di un genitore non dovrebbe mai morire. Tornando alla festa, mister, sarebbe stato bello festeggiare con una vittoria, va bene anche il pareggio, soprattutto perché su quel gol di Ginestra c'è stata un'autentica esplosione, è stata una liberazione per tutti. Sì, perché comunque è tanto tempo che abbiamo il campo inviolato, quindi andarlo a violare, a perdere in casa proprio nel giorno della festa sarebbe stata veramente una beffa. Poi ripeto, dopo una partita che abbiamo fatto sempre noi, insomma siamo stati costantemente nella loro metà campo, magari concretizzando poco, però impegnandoci, cercando di far gioco, non siamo stati forse sufficientemente intelligenti magari, però insomma il cuore c'è stato e questa è la cosa importante. Anche in 10 uno di meno abbiamo fatto una grande partita. 10 uomini, la Salernitana ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Sì, abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo messo gente fresca, ha cambiato qualche posizione e alla fine Ginestra ha fatto un altro gran gol, insomma veramente proprio. Ha chiesto a Guazzo che cosa ha detto all'arbitro, il perché dell'espulsione. Sì, mi ha detto che gli ha detto non si vergogna, e l'arbitro ha ritenuto opportuno, ora non so, sono cose magari che... Magari non ha detto questo, ha detto delle altre cose, fatto sta che comunque uno dovrebbe cercare di mantenere il controllo e di rivolgersi sempre all'arbitro in maniera corretta. Mister, fin qui il momento più bello di questo campionato, questa giornata, o ce ne sono altri? Ma è stato un cammino, piano piano, cioè fatto sempre, qui c'è solamente gioia, perché magari oramai sappiamo che siamo stati promossi, anche se il primo posto ancora ce lo dobbiamo sudare, però è stato un cammino sempre fatto di gioie, e che alla fine che poi non riusciva a vivere a pieno, perché comunque eri sempre proiettato all'ostacolo della domenica successiva. Arriva l'obiettivo. Il calcio è bello perché ti dà sempre la possibilità di gioire ogni domenica e di rifarti se va male la domenica dopo. L'anno prossimo, visto che non c'è 2 senza 3, sarebbe bello festeggiare ancora. Ma speriamo che la Salernitana possa anche il prossimo anno vincere un altro campionato, a prescindere da quelli che saranno gli allenatori o i giocatori che le difenderanno i loro colori. Mi piacerebbe provare a essere ancora qui. Direi sì. Grazie.
lasciamo andare mister Perone a festeggiare con la squadra che si prepara a raggiungere la curva sud. È arrivato anche il presidente Lotito, è andato a sincerarsi delle condizioni di Ginestra che era rimasto a lungo a terra, e ora la corsa sotto la curva sud dei protagonisti di questa cavalcata trionfale. La Salernitana vince il 7° campionato della sua storia, l'11ª promozione della storia del glorioso club Granata, 2° campionato vinto in fila per quanto riguarda la gestione Lotito Mezza Roma. E allora è giusto sottolineare i meriti di questa proprietà, ma soprattutto di questa squadra, Fulvio, squadra che è riuscita a compiere una rimonta clamorosa passando dall'ultimo posto alla vittoria di un campionato con 4 giornate d'anticipo. Ma una cavalcata eccezionale, una squadra fortissima guidata molto bene da Carlo Perrone, un gentleman di questo ambiente. Vorrei rimarcare proprio questo, l'allenatore che sa benissimo che a scendere in campo sono i giocatori, lo rimarca e lo dice spesso e volentieri, ma lui ha dimostrato di essere un lord inglese anche nelle dediche, anche nelle... E ora sta parlando con Lotito, nelle valutazioni. Stanno parlando anche del futuro. Ma in questo momento penso che ci sia solo una grande soddisfazione, un grande abbraccio. E ripeto, una squadra molto più forte delle altre, l'ha dimostrata anche in questi ultimi 15 minuti di partita contro il Poggibonsi, che era in superiorità numerica. La Salernitana è riuscita addirittura, insomma, si abbassa la musica, si sentono solo i cori, ma noi andiamo a bordo campo da Francesca De Simone, che è in compagnia di mister Fraschetti. Sì, siamo in compagnia di mister Fabio Fraschetti, il tecnico del Poggibonsi. Si stava rivedendo alla Rechi quello che era successo a Poggibonsi a parti inverse, perché il Poggibonsi è passato subito in vantaggio, ci avete creduto? Ma noi chiaramente una partita questa anomala, perché non sapevamo sia la cornice di pubblico, il fatto che la Salernitana avesse vinto, che genere di approccio soprattutto alla gara poteva avere la Salernitana. E noi abbiamo provato a vedere se erano, non dico deconcentrati, ma un pochino distratti. Così è stato, ci hanno concesso l'unica forse palla vera gol del primo tempo, siamo andati credo meritatamente in vantaggio, e questo ha aiutato sicuramente i tanti giovani di questa squadra per fare una partita secondo me per larghi tratti sopra le righe. E siamo contenti di quanto abbiamo fatto, del risultato ottenuto, e siamo anche contenti di aver partecipato a questa festa, perché è qualcosa di straordinario. Giocare con questo pubblico che effetto fa? Beh, la mia preoccupazione era che molti di questi ragazzi, salendo dalla Serie D o venendo da campionati giovanili, sentissero l'emozione. Quel gol secondo me ci ha messo nelle condizioni di giocare una partita più serena. Per chi vive di calcio, io questo ho detto durante la settimana ai ragazzi, è il bello della competizione e del calcio, magari tutte le domeniche così. Si cresce, si vive il calcio vero, si ha profumo di calcio vero, e credo che la Salernitana meriti tutto questo e anche qualcosa di più. Grazie, noi la ringraziamo, grazie a mister Fraschetti, torniamo a seguire i festeggiamenti dei Granata sotto la curva. Abbiamo visto la squadra cantare il coro Io ti voglio dire assieme ai ragazzi della curva sud, poi il magazziniere che è stato preso letteralmente d'assalto da tutta la truppa Granata. È bello vedere, Fulvio, anche una festa composta. Questi sì, sono i festeggiamenti che vorremmo. Infatti, vedere. Insomma, la gente è al proprio posto, c'è stato soltanto uno sporadico invasore di campo mascherato, che è stato mascherato, che è riuscito a far su il pallone. Avrà un bel ricordo comunque, però adesso l'importante è che appunto si possa festeggiare con tranquillità, anche perché Ginestra, poverino, si è fatto male, non è, si è molto, ripreso, si è ripreso, non è molto in forma. Cantano i ragazzi della curva sud, e ora viene portato in trionfo il patron Claudio Lotito alla sua seconda promozione consecutiva qui a Salerno, dalla Serie D alla seconda divisione, dalla seconda divisione alla prima divisione. L'anno scorso dovette scappare inseguito da De Cesare, che voleva assolutamente fargli un gavettone, riportò un infortunio muscolare. Quest'anno invece
sta partecipando attivamente già a questa sì, fase è stato come al solito giubilato, perché lo titolo non è leggero, insomma è stato giubilato, un po' di builder, un po' di che ha alzato per primo insomma in aria il presidente. È una bella festa, una bella soddisfazione per tutti i ragazzi che hanno meritato alla grande. Anche mezza Roma ora preso d'assalto dai giocatori e portato in trionfo. Le due facce di una proprietà, due aspetti, due personalità contrapposte, Fulvio. Sì, completamente diversi uno dall'altro. Sì, completamente diversi. Forse per questo si sopportano. Sì, sì. È probabile anche questo. Lo dito è un funambolo, un accentratore, una persona di grande vibrante, vivo, sempre al centro dell'attenzione, rissoso anche qualche questa volta. È la prima volta che sento un coro pro Lotito e questo è un segnale importante, molto. C'abbiamo un presidente che ci porta in Serie A, cantano i tifosi della Curva Sud, e questa è una proprietà che a tuo giudizio ha effettivamente le possibilità per avviare un progetto del genere? Assolutamente sì, io penso che la scelta fatta 2 anni fa dal sindaco De Luca insieme ai tifosi, non dimentichiamo che c'erano tanti partecipanti che avevano a cuore evidentemente le sorti della squadra granata, hanno tentato, ma la scelta chiaramente è caduta su un presidente esperto, su un uomo di calcio e che insieme a mezza Roma, dobbiamo dire, perché i due, come dicevi tu, si compensano alla grande, sono due personaggi di grande qualità morale e anche, lo dico, anche tecnica. Intanto per mentre cui tutti quanti hanno la maglia, rieccoci, il preparatore atletico della Salernitana Fantoni ha una maglia, I Love Salerno, anche lui si è tatuato l'ippocampo, anche lui è stato stregato da Salerno e dai colori grandi. Sì, io ho avuto l'opportunità di conoscerlo. Occhio a Munar, occhio a Munar sulla base, ha battuto! Intervento da Tergo, questo è da Rosso. Questo è pericoloso, insomma, perché cioè, voglio dire, ho visto l'Ambiase crollare al suolo in modo violentissimo, insomma, gli hanno tolto gli occhiali. E se l'è preso Munar, se l'è preso Munar, e viene, penso, spogliato a questo sì, punto. Sì, a questo punto, stato, insomma, cioè, è stata veramente... C'è anche Mariotto, possiamo dire che... Anche Mariotto, sebbene da quando è arrivato Susini abbia avuto un ruolo più defilato, è uno dei protagonisti veri di questa stagione. Sì, Mariotto è molto una mentre persona Lotito molto... sta parlando con la curva, Mariotto ha rapporto con il Giultras. Mariotto è molto serio nel suo lavoro, insomma, non è stato molto appariscente, è stato molto più attivo forse internamente, cioè la squadra però l'ha costruita lui. Se è vero, come è vero che l'ha costruita lui insieme a Iglitar, è dimostrazione che ha costruito. È il segretario della Lazio Calveri, che Calveri, pare sia una persona molto influente quando si tratta di mercato. Beh, evidentemente una triade molto interessante. Allora Fulvio Lotito prima della partita ha detto ad Antonio Esposito: questa società farà progetti se questa piazza darà delle risposte. Dopo aver visto 10.000 persone alla festa promozione, dopo aver visto quella coreografia, dopo aver visto questa risposta anche dalla squadra sotto di un gol, pensi che sia invogliato a fare ancora meglio, a cercare io, il tris? Io penso di sì, perché la Serie C1 non può essere sicuramente un luogo di arrivo, non è la categoria ideale per questa città. Io penso che quella categoria più giusta è la Serie B e questa società ha le carte in regola per portare questa città, questa squadra in Serie B, che ripeto è la categoria. La festa della Sud, Lotito al rapporto con gli Ultras, Mezzaroma dalla De Simone. Sì, siamo in compagnia di Marco Mezzaroma, il presidente della Salernitana. Emozionatissimo all'inizio partita, però nel pre-partita, però adesso l'emozione è cresciuta ancora di più. Sì, devo dire che è uno spettacolo magnifico, sia la curva che la tribuna, vedere questa felicità, questa emozione, è una cosa che insomma ci ripaga. Rispetto a quella dello scorso anno, questa promozione è diversa perché? Beh, è un po' più tranquilla, insomma, avendola conseguita con alcune giornate di vantaggio, ce la godiamo di più. Da una parte c'era meno suspense rispetto a quella col Monterotondo, però insomma è una bellissima giornata. Nonostante una partenza difficile di questo campionato, però il risultato è arrivato anche con largo anticipo.
Sì, devo dire, ragazzi e mister Perrone sono stati bravissimi a recuperare quell'inizio stentato che poteva diventare qualcosa di veramente complicato a livello psicologico. Invece hanno ripreso in mano il bandolo della matassa e oggi siamo qua. Senta Presidente, se dovesse individuare per lei i momenti chiave e nello stesso tempo i momenti più belli di questa stagione, quali indicherebbe? Il momento chiave sicuramente quando si è deciso di cambiare la guida tecnica, era una scelta abbastanza, come dire, obbligata. Il momento più bello sono questi, insomma, quando io veramente, cioè, al di là del risultato sportivo, quando vedo che le persone, possiamo regalare alle persone anche 10 minuti di felicità, specie di questi tempi, ripaga tutto il lavoro fatto. La coreografia? La fotografia della La coreografia le è piaciuta? Scusa, a una certa età ormai divento sordo. Coreografia magnifica, ho fatto le foto sia all'inizio, poi adesso, una cosa senza parole. Senta Presidente, non c'è due senza tre, visto che l'anno scorso si è festeggiato il ritorno in la Pro in seconda divisione, quest'anno la prima divisione, si dà appuntamento l'anno prossimo alla Rechia, ai tifosi, ai 10.000, alla carica dei 10.000 per festeggiare ancora? Io lo spero, perché ecco, una giornata così dimostra che questa società, questa città può dare questo tipo di calore. E per puntare alla Serie B o per fare un campionato competitivo c'è bisogno dell'apporto veramente di tutti, di un sistema città e squadra, e se c'è l'unità di intenti fra tutte le componenti possiamo giocarcela. Quanti giocatori confermerebbe dell'attuale rosa? A prescindere che c'è ancora un campionato da finire, vorremmo anche cercare di vincerlo, eventualmente anche la Supercoppa. Sono valutazioni che faremo adesso, inizieremo a farla adesso, meriterebbero tutti obiettivamente, poi vedremo insomma. L'altra faccia della presidenza, il vulcanico patron Lotito, è rimasto ancora sotto la curva, ma è difficile convivere con lui, dividere la presidenza con lui? No. Ci integriamo abbastanza bene, abbiamo due caratteri diversi, però insomma riusciamo a fare. Io dico sempre, facciamo il poliziotto cattivo e il poliziotto buono, quindi va bene così. Grazie Presidente, grazie e complimenti a Presidente Venzaroma, siamo in compagnia di Morris Molinari, sarebbe stato bello sicuramente festeggiare con una vittoria, il risultato però comunque è arrivato, va bene anche il pareggio, l'importante è festeggiare questo traguardo importante che si è tagliato quest'anno. Sì, ci tenevamo molto a vincere oggi davanti al nostro grande pubblico. Purtroppo abbiamo preso un gol stupido all'inizio e loro si sono messi veramente con tutta anche la panchina davanti alla porta e era veramente difficile trovare degli spazi. Fortunatamente ci ha pensato Ciro, che è un grande bomber, e niente, ora festeggiamo. Grazie all'arrembaggio finale, al gol di Ginestra, si è evitata anche la beffa, perché in effetti la Salernitana non aveva mai perso qui alla Rechi, non sarebbe stato sicuramente un fatto positivo incassare la prima sconfitta nel giorno dei festeggiamenti. Sì, infatti, ripeto, ci tenevamo tanto, la festa si stava per un po' per, non dico rovinare, però insomma sarebbe stato brutto festeggiare con una sconfitta. Ce l'abbiamo messa tutto perché abbiamo fatto tutta la partita nella metà campo loro, però sono stati bravi anche loro e fortunatamente abbiamo raggiunto il pareggio. Quando si parla del rinnovo, Francesco? Nel finale abbiamo visto anche un inedito Molinari nei panni centrocampista. Sì, sì, il mister mi ha detto di avanzare perché comunque loro non riuscivano nemmeno a salire. E in qualche modo insomma dovevamo provare a pareggiarla. E, dai, diciamo che ci è andata... C'era Michele Massurso dalla tribuna stampa, quando si parlerà del rinnovo? No, questo non lo so, io adesso sto pensando a vincere prima di tutto il campionato, dopo se lo dovessimo vincere penserò alla Supercoppa e poi insomma vedremo cosa vorrà fare. Mi siete dati diciamo un appuntamento di massima con la società al momento? No, nessun appuntamento, insomma credo che sia giusto terminare il campionato, poi vedremo. Molinari, il momento più bello di questa stagione, i ricordi che compongono il film di questo campionato che porterai con te di questa stagione con la Salernitana? Ma diciamo ci sono stati vari momenti, abbiamo raggiunto dei record, abbiamo fatto delle ottime prestazioni, abbiamo vinto tante partite fuori casa e... diciamo che l'emblema dell'annata è stata la prima partita che abbiamo vinto fuori casa a Lamezia e con grande cuore l'abbiamo portata a casa e da lì è cominciata la scalata. Questa promozione con la Salernitana, a chi senti di dedicarla?
Beh, sicuramente la mia famiglia, Alessia, mia moglie e le mie due bambine Ludovica e Sofia. Giocare con questo pubblico oggi che cosa ha significato per te? Ma penso che non si veda da nessuna parte, uno stadio così in C2, in seconda divisione, è impensabile, è veramente una cosa fuori dal comune. Mi piacerebbe a Molinari far parte ancora di questa squadra, l'anno prossimo magari festeggiare un'altra promozione? Sì, il mio obiettivo, certo, mi piacerebbe continuare per poter raggiungere anche un'altra categoria. Grazie, io ringrazio Morris Molinari e chiedo all'Ambiase di chi porterà, ma credo che a breve dovrebbe arrivare Patronlo Tito, me ne vado a sincerare Michele. Sì, intanto vigili del fuoco al lavoro perché ha preso fuoco una parte della coreografia che avete visto nel prepartita, in particolare quella raffigurante la bandiera sudista. E ora c'è un po' di apprensione, tra l'altro gli ultras stanno aiutando i caschi rossi affinché il fuoco non interessi poi anche il resto della coreografia e dunque le fiamme si estendano anche ad un'altra zona della curva sud. A quanto pare i pompieri con l'aiuto dei tifosi salernitani sono riusciti a circoscrivere le fiamme ad una zona ridotta della curva sud, mentre anche Marco Mezzaroma è andato a prendersi la sua dose di applausi sotto la curva sud, molto più composto, molto più pacato, carattere più schivo rispetto a quello del vulcanico Lotito, e comunque gli è stato tributato anche a lui il giusto applauso da parte della Torcida Granata, mentre ora vediamo che Lotito in compagnia della sua scorta va a prendere gli applausi anche da parte dei tifosi della tribuna, e l'addetto stampa Lambiase gli indica la postazione dove è posizionata la nostra Francesca De Simone. Prima però c'è da salutare ancora qualcun altro, quindi l'intervista è rimandata almeno solo di qualche minuto, ci auguriamo di qualche istante. Ad ogni modo si può già iniziare a immaginare il futuro, Francesca, un futuro che dovrebbe ripartire da Carlo Perrone per quello che gli abbiamo visto fare in questi due anni a Salerno. Sì, ha avuto elogiato Perrone in più occasioni, anche Lotito ha detto come un confermare un tecnico che ha compiuto questa impresa a Salerno, che ha fatto sicuramente bene, e quindi però Lotito ha anche sottolineato bisogna, i matrimoni si fanno in due, bisogna vedere anche che cosa dirà Perrone alla fine del campionato, se sarà disposto o meno a restare a Salerno. La disponibilità di Perrone ci sembra che ecco ci sia, quindi il matrimonio probabilmente si potrà fare. Applausi da parte dei tifosi, quelli rimasti in tribuna fino a questo momento, per il patron Claudio Lotito. Prima Francesca gli hanno cantato portaci in Europa, ci accontenteremo di tornare innanzitutto in Serie B e poi magari di tentare l'assalto alla Serie A. Arriva in postazione Claudio Lotito dopo questa passerella sotto la tribuna. Lotito arriva alla postazione di Francesca De Simone. Vai Francesca. Sì, siamo in compagnia del presidente Lotito. Presidente, che effetto fa questa promozione di quest'anno? Ma sicuramente il coronamento è tutto un lavoro svolto nell'arco del campionato. Noi eravamo convinti di aver allestito una squadra competitiva, infatti l'hanno dimostrato, però adesso non dobbiamo assolutamente, come dire, abbandonare la presa, perché mancano ancora tre partite e queste tre partite dobbiamo ancora dimostrare di essere i primi in tutto e per tutto. Quindi ancora il Ponte d'Era, che sta esattamente a 5 lunghezze da noi, quindi noi matematicamente ancora non siamo primi, perché mancando tre partite sono 9 punti, quindi dobbiamo assolutamente arrivare primi, perché è una squadra che sta allestita appunto per dimostrare tutto il proprio valore. In cosa questa promozione è diversa da quella dello scorso anno, dalla precedente stagione vinta dalla Salernitana? Ma è diversa perché tanto siamo in un campionato professionistico. Prima innanzitutto noi avevamo allestito una squadra all'ultimo momento, peraltro la squadra competitiva, perché avevamo vinto il campionato con l'ultima partita, qui abbiamo vinto il campionato, diciamo, ci siamo qualificati a 5 partite dalla fine, quindi questo dimostra che la squadra aveva le qualità e aveva le potenzialità per poterlo fare.
E poi è una squadra che ormai è rodata, è strutturata come società, mentre noi ricorderete il 4 di agosto siamo andati a notare a costruire la società, quindi è una società che doveva essere tutta strutturata, doveva essere organizzata, oggi abbiamo un'organizzazione obiettivamente da Serie A, lo dicono tutti, quindi questo dimostra che come dire, la nostra capacità professionale sta portando dei risultati, quindi oltre ai grandi investimenti che abbiamo fatto. Per lei quali sono i momenti chiave di questa stagione, i momenti più belli di questo campionato? Ma i momenti chiavi sono nel momento in cui giustamente abbiamo raggiunto l'obiettivo, però è stato un campionato dove noi siamo stati sempre, come avete visto, in posizione apicale. Abbiamo perso sotto chiaramente la gestione di Perrone solo una partita, quella col campo basso, e anche oggi avete visto in 10 giocatori, in 10 sul campo, poi abbiamo sempre spinto, hanno fatto un gol per una disattenzione nostra e quindi avremmo meritato sicuramente una vittoria. Però il campo è questo e quindi il risultato del campo non lo accettiamo, noi dobbiamo però comunque pensare adesso al futuro e pensare alla prossima partita, perché torno a ripetere, noi dobbiamo arrivare primi e poi ci sarà la Supercoppa che dobbiamo assolutamente cercare di portare a casa. È stato osannato dai 10.000 dell'Arecchi oggi, le ha fatto piacere questa dimostrazione d'affetto dei tifosi? Ma guardi, io nei confronti della tifoseria salernitana non ho mai avuto nulla, come se voi ricorderete, di posizione contraria. E l'unica cosa che ho sempre chiesto sono due aspetti. Un primo, che bisogna, come dire, fare nel rispetto delle regole, e quando lo fanno io sono sempre il più felice. Il secondo, che voglio che siano sempre presenti, non solo nelle, diciamo che c'è uno zoccolo duro di persone che sono sempre presenti anche in trasferta, e poi alcune persone che viceversa vengono soltanto quando sono partite particolari o comunque quando c'è da raccogliere un risultato. Oggi, ecco, se io ho preso un impegno che se il pubblico salernitano sarà presente in 10.000 allo stadio tutte le partite, faremo allestire una squadra per poter competere e andare in B. L'anno scorso i tifosi le chiedevano la storia e intonavano in occasione della festa promozione il coro "Rivogliamo la nostra storia". Quest'anno hanno intonato il coro "Abbiamo un presidente che ci porta in Serie A". L'anno scorso ha mantenuto immediatamente il suo impegno, adesso? Allora l'ho detto, io ho detto che se loro saranno fissi 10.000 spettatori in C1, io allestirò una squadra, io insieme a mio cognato allestiremo una squadra per andare, come abbiamo fatto quest'anno, per essere altamente competitivi per una promozione. A chi dedica questa promozione, Presidente? L'ho detto sempre, alla mia famiglia che purtroppo è privata della mia presenza, e soprattutto di mio figlio e mia moglie, perché non mi vedono mai, quel poco tempo che ho a disposizione adesso lo occupa la Salernitana, perché il lavoro di un presidente non è solo quello di mettere i soldi e diciamo così mettere a disposizione risorse, libere risorse, ma considera che per la Salernitana io lavoro circa 3 ore al giorno, quindi voglio dire è un lavoro particolare che richiede presenza, costanza e capacità di assumersi le responsabilità in certi momenti, come ho fatto quando dopo le prime 3 partite ho mandato via l'allenatore che non era idoneo per poter, come dire, portare avanti questo obiettivo, e infatti ho ripreso Perrone perché diciamo che fosse la persona giusta, e infatti non mi hanno smentito, anzi hanno dimostrato che avevo ragione. Adesso si proseguirà con lui? Ma certo, noi adesso non abbiamo assolutamente, dovremmo adesso tanto pensiamo alla fine di questo campionato, poi una volta coltivato il campionato penseremo all'allestire la squadra per il campionato futuro, ma con l'impegno da parte della tifoseria che devono essere 10.000 spettatori. In funzione delle presenze ho detto io allestirò la squadra. Grazie Presidente, io ringrazio il Presidente Lotito. Restiamo ancora però a bordo campo, Michele, perché dovremmo avere la possibilità di ascoltare ancora altre voci qui da bordo campo, te lo farò sapere tra qualche istante. Organizzativamente, anche per capire se ci sposteremo anche in sala stampa successivamente. Ad ogni modo la Salernitana ha pareggiato quest'oggi contro il Poggibonsi 1-1, il punteggio finale del match contro i toscani valido per la 31esima giornata del torneo di seconda divisione, mentre in curva sud gli ultras continuano a cantare, c'è Enzo Avitabile in questo momento al microfono che sta cantando anche una canzone che aveva spopolato qualche tempo fa su YouTube, e Lotito torna al rapporto con la parte più calda della tifoseria granata, interrompendo per un istante l'esecuzione delle canzoni per tornare a confrontarsi con gli ultras granata, così come aveva fatto precedentemente. È già la terza, quarta volta che va a tastare il polso della parte più calda del tifo salernitano.
E io direi che nel frattempo, in attesa di ulteriori contributi dalla sala stampa, potremmo iniziare intanto a vederci tutto quello che è successo nel primo tempo della sfida tra Salernitana e Poggi Bonsi con gli highlights che ci vengono proposti dalla regia. Il calcio d'inizio viene affidato alla Salernitana, ma la prima occasione è per gli ospiti con questo calcio d'angolo, a conclusione di Pera ribattuta in corner nuovamente. La girata al volo e la deviazione di Ginestra. Ospiti in vantaggio al quinto minuto, Pera per Settembrini, completamente dimenticato sul secondo palo. Mike Miniati scala in ritardo, Mancini lascia completamente isolato sul secondo palo il numero 7, che non ha difficoltà a piazzare col piattone il pallone in fondo al sacco. Assist di Settembrini, in ritardo Mancini, Mike Miniati fa gol. Al quinto minuto, Salernitana colpita, che prova a riorganizzarsi, a riorganizzare le idee, a proporsi in attacco con continuità. Ginestra girata al volo con il sinistro, troppo debole e comunque a lato. Troppi lanci lunghi, la Salernitana si disunisce in qualche circostanza. Qui Luciani va al cross, pallone che termina direttamente sul fondo, sbaglia la misura del traversone il numero 2 Granata, che comunque sarà uno dei migliori alla fine anche da centrale nel finale di partita. Rivediamo ancora il cross, colpisce il pallone con l'esterno e la sfera termina direttamente oltre la linea di fondo. Mancini, cambio di gioco illuminante per Matteo Guazzo, che cerca la battuta di prima intenzione. Colpisce il pallone Guazzo, che ha cercato la rete in acrobazia di pregevole fattura, ma la sfera termina alta sopra la traversa. Ad ogni modo sarebbe stato un Eurogol e ci vuole coraggio anche semplicemente a cercarle certe giocate. Poggi Bonsi che si affida alle ripartenze, qui Pera dalla lunga distanza, l'unico attaccante di ruolo schierato quest'oggi da Fraschetti all'Arechi. Tiro potente, ma pallone che termina alto sopra la traversa. Intanto Lotito sta parlando al microfono e c'è una conclusione di Mancini ribattuta da Passiglia in calcio d'angolo. Mancini sicuramente uno dei migliori nel corso del primo tempo. Sfera per Munar, Guazzo, la deviazione per Ginestra, che in posizione irregolare calcia in rete. Menegatti riesce a salvarsi sulla conclusione del Cobra, che ad ogni modo era in offside. Rivediamo il piatto di Ginestra e la parata di Menegatti. Ancora un replay per l'esecuzione del Cobra, fermata dal numero 1 dei toscani. Tiro sbilenco, questa volta da parte di Guazzo, a centro area era libero Ginestra, ingolosito dalla opportunità di calciare a rete. Guazzo ha provato comunque la conclusione, ma non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Molinari scodella il pallone al centro per Ginestra, che cerca di fare da torre per Guazzo, ma non riesce a deviare in maniera opportuna il pallone, pur anticipando Panariello. Sfera che termina tra le mani del numero uno dei giallorossi. Ancora un replay per il colpo di testa di Ginestra. Poi calcio di punizione affidato al mancino di Piva, pallone al centro, Ginestra anticipa ancora Panariello ma non trova la porta. Incursione sulla destra di Montervino, pallone per Guazzo, che riesce ad avere ragione di Salvatori nel duello aereo, ma il bomber di Alessandri ancora una volta non trova la porta. Si è proposto spesso al tiro ma non è riuscito in concreto a chiamare all'intervento Menegatti. Guazzo nel finale di tempo, Pera rientra sul destro, pallone a giro sul secondo palo, si distende Dazzi e riesce a deviare la sfera. Occasione per Munar, che in acrobazia non trova la porta. Tra l'altro il gioco era stato già interrotto per un fallo a centro area di Guazzo. Il patron Lotito sta parlando con i tifosi, ha preso addirittura in mano il microfono. Proviamo a proporvi l'audio di fondo, vediamo che cosa si riesce a sentire. La squadra, i giocatori, in alcuni contesti. Se io dietro ho un pubblico di 10.000 persone fisse, diventa complicato farci le angherie, farci dei soprusi, creare delle situazioni. Se viceversa, noi siamo tanti rispetto alla categoria, ma noi dobbiamo essere, siccome questa categoria non ci appartiene, te lo sapete perfettamente. Allora,
posso dire una cosa, mangiando viene l'aperito, però ricorda che se mangi una volta per volta, perché se no la fine uno si strozza, piano piano. mangiando viene l'appetito, ma bisogna anche accontentarsi alle volte, perché il rischio di strozzarsi se i bocconi sono troppi, ancora lo dico. Una società forte, solida, che ha potere contrattuale e ha potere anche perché voi siete presenti a voi. Se voi siete pochi non abbiamo potere. Sentiamo ancora Lotito, dunque, che si sta confrontando con gli ultras, sta un po' ripetendo quelle che sono le cose che ha già detto anche Francesca De Simone, vale a dire una società forte è una società che ha un pubblico numeroso, un seguito costante, una base solida su cui poter puntare per programmare la stagione futura e naturalmente anche i successi futuri. Invece nel caso in cui la partecipazione non è costante, avviene a corrente alternata, un po' a macchia di leopardo, diventa tutto più complicato. Ma questa, come ha detto Lotito, è una società che ha potere contrattuale di questi tempi, è una cosa che diventa sempre più rara nel panorama non solo nazionale. Ha ricevuto anche gli applausi da parte della Curva Sud, vedete come stanno seguendo con grande attenzione. Ora prende la parola Mino Caputo, probabilmente. Voi società, si chiede il rispetto anche dei tifosi nel momento in cui si vanno ad effettuare delle dichiarazioni pubbliche, dunque chiede rispetto ad ogni modo la tifoseria salernitana, perché poi per avere rispetto devi dare rispetto, è giusto anche sottolineare questo aspetto. È bello anche vedere come Lotito stia ascoltando con grande attenzione, con grande disponibilità, quello che gli viene detto dai supporters granata. È stato fermato in questo momento il dibattito, un grido arrivato dalle retrovie, però lo ripetiamo, qualcosa di costruttivo vedere la proprietà che si confronta viso aperto con la tifoseria e la testimonianza che si sta instaurando un rapporto, non dico alla pari, ma comunque impostato sul confronto, sul dibattito, sulla possibilità di arricchirsi reciprocamente. Applauso anche per il tifoso che ha preso la parola. Continua questo dibattito mentre Francesca De Simone sta prendendo posizione in sala stampa. Vi proporremo ancora altri contributi in diretta. Ricordiamo anche che vediamo anche parte degli highlights relativi al secondo tempo, mentre vedo che la collega De Simone è ancora a bordo campo, quindi magari cercheremo di raggiungerla successivamente per capire che cosa ha detto in concreto Lotito anche nelle parti in cui non siamo riusciti ad ascoltare correttamente l'audio. Vediamo il secondo tempo. Salernitana che parte all'arrembaggio con Molinari, la sua girata termina al lato, poi un'opportunità per gli ospiti con Pera, destro che si abbassa improvvisamente ma la mira fortunatamente è imprecisa, la sfera termina alla sinistra di Dazzi, ancora un rallenti per la botta del numero 9, mentre arriva anche qualche fischio per Lotito. Munar, calcio d'angolo al centro, Ginestra e Molinari per poco non obbligano Salvatori a fare autogol, opportunità per la Salernitana ma Menegatti fa buona guardia, la deviazione del difensore centrale, il portiere riesce a bloccare impresa, Mancini sul tre quarti, Munar cerca lo slalom, viene atterrato sandwich ai danni del fantasista fantasista francese e calcio di punizione in favore della Salernitana. Vediamo l'iniziativa di Munar, stretto nella morsa di due avversari, fallo ai danni di Munar.
avanza e conclude a rete Capua. Siamo già dopo l'espulsione di Guazzo, quando in campo sono entrati anche Gustavo e Capua. Espressioni riguardose da parte dell'attaccante di Alessandria nei riguardi del direttore di gara, e cartellino rosso diretto per l'attaccante della Salernitana, sotto di un gol e in svantaggio numerico. Perrone avanza Molinari a centrocampo e la Salernitana pareggia i conti al 35esimo minuto con questo Eurogol di Ciro Ginestra, uno dei più belli tra i suoi 17 gol in maglia granata. Cross dalla destra del nuovo entrato Capua, bello teso, Ginestra con una girata che da sola vale il prezzo del biglietto, trova il modo di battere Menegatti e di siglare così la rete che fissa il punteggio sull'1-1 definitivo. Salernitana che si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del gol vittoria, ma che deve poi alla fine accontentarsi di un semplice tra virgolette pareggio che le consente di mantenere imbattuto il campo della Lecchi. Il Pontedera ha vinto, la Salernitana ha pareggiato, i Toscani accorciano a meno 5 in classifica, ma la Salernitana resta comunque prima a 3 giornate dal termine. Anche l'obiettivo primo posto è sempre più alla portata del club di Lotito e Mezza Roma, Lotito che sta continuando a confrontarsi con gli Ultras. Come vi dicevo prima, ha ricevuto anche qualche fischio da parte della parte più calda della tifoseria granata. Mi sembra di vedere ancora a bordo campo Francesca De Simone, non so se può riuscire ad intervenire, se ci ascolta. Ci ascolti Francesca? Sì, sì, mi sento Michele, stavamo ascoltando ancora il discorso di Lotito che stava parlando ancora alla curva. La curva era tornata appunto sulla questione dei 10.000 richiesti da Lotito l'anno prossimo, e Lotito ha ribadito che si tratta di una questione, di un rapporto costi-ricavi. Ha ricordato il risultato raggiunto l'anno scorso e il risultato centrato quest'anno. Ha detto è l'anno ora scorso... spumante dalla curva e Lotito ha evitato si il bagno. Si brinda. E quindi ha detto l'anno scorso avevamo allestito una squadra competitiva con Biancolino, non appena è stato pronunciato il nome di Biancolino sono piovuti fischi dalla curva. E per la seconda volta gli cantano: noi abbiamo un presidente che ci porta in Serie A. Quindi nonostante qualche mugugno, qualche fischio per qualche frase che come al solito non sarà del tutto piaciuta ai supporters della curva sud, alla fine la pace viene sancita. Dicevamo di Biancolino, lui infatti poi ha detto, infatti a Biancolino è stato rinnovato il contratto, abbiamo sostituito il cobra con il pitone con il cobra, del resto il cobra è anche più velenoso. E non ha tutti i torti, 17 gol per Ciro Ginestra con la maglia della Salernitana, sono un bottino assolutamente di tutto rispetto in 27 partite. Ciro Ginestra che è stato indubbiamente uno dei protagonisti principali di questa promozione della Salernitana che torna in prima divisione, la vecchia C1, una categoria che maggiormente le compete, una categoria che potrebbe rappresentare anche solo un punto di partenza, una base da cui ripartire, visto che la Salernitana si ritrova a fare i conti con una proprietà estremamente solida e a quanto pare anche estremamente ambiziosa, non folle, perché poi assolutamente ci vogliono anche i numeri per poter fare determinati ragionamenti in termini di tifo ed incassi. Ci fermiamo per un breve break, poi torniamo alla Arechi. Di nuovo in diretta dallo stadio Arechi che si sta ora svuotando, in tribuna non c'è più nessuno, resiste lo zoccolo duro in curva sud laddove gli Ultras stanno raccogliendo gli stendardi, le pezze, ma anche loro si preparano a fare ritorno a casa, mentre in strada sono iniziati già da un bel po' i caroselli per festeggiare il ritorno della promozione in C1 della Salernitana, C1 che rappresenta, Francesca, una base di partenza. Una grande base di partenza, intanto avete visto nelle immagini che Patron Lotito è stato l'ultimo ad abbandonare il rettangolo di gioco, scortato dal direttore organizzativo Gianni Russo, è andato via dal rettangolo verde dopo aver parlato però con i tifosi della curva sud, ha parlato a lungo con loro, ha stretto anche un patto con i tifosi, ha parlato appunto della possibilità di allestire nuovamente una squadra competitiva per l'anno prossimo, di conquistare un'altra promozione, ricordando quella che era stata la condizione che
aveva posto già diverse settimane fa, che l'anno prossimo siano almeno 10.000 i tifosi sugli spalti della Recchi. Lotito già in passato aveva chiesto 10.000 abbonamenti alla piazza. Si è parlato a lungo con i tifosi, Lotito ha ricordato i risultati centrati da questa società, quello che questa società è riuscita a fare negli ultimi 2 anni, e appunto ha chiesto un ulteriore sforzo, ha detto la squadra, ha detto i tifosi devono dare forza a questa società, ponendo appunto la questione del problema costi ricavi, e quindi ha detto dovete venirci incontro, dovete dare forza a questa società, promettendo appunto di allestire poi per l'anno prossimo nuovamente una squadra competitiva. Lo avete sentito anche nell'intervista. Io credo, Francesca, che per la prima volta Lotito e i tifosi abbiano parlato la stessa lingua, e questa è una cosa quanto mai importante, perché se questa società riesce finalmente ad aprirsi effettivamente al tessuto cittadino, riesce a confrontarsi anche con la parte più calda del tifo, significa che finalmente stanno entrando in sintonia, significa che finalmente insieme possono fare qualcosa di importante. Indubbiamente, come avete sentito anche nell'intervista, Lotito ha parlato di Perrone, ha detto alla domanda se andrà avanti con Perrone, certamente, poi però ha corretto il tiro, ha detto comunque per l'allestimento della squadra per il prossimo campionato, le manovre inizieranno quando questa stagione sarà conclusa, anche perché l'obiettivo resta chiudere comunque al primo posto e lottare per la Supercoppa. Intanto sentiamo anche in lontananza i caroselli per strada, le prime auto che stanno, anzi le auto che stanno continuando a lasciare la Recchi, che sono pronte a festeggiare, a dare vita ai festeggiamenti anche per strada in città, a Salerno. E c'è una bella fila, la possiamo apprezzare da qui dall'alto, dalla tribuna stampa della Recchi su via San Leonardo, ma anche nelle strade esterne rispetto allo stadio Arechi. Una Salernitana che ripartirà da Ciro Ginestra, ripartirà da Munare e Montervino, ripartirà da Ian Rilli e Gustavo. Per il resto invece c'è un grande punto interrogativo, perché è vero che Mariotto ha detto questa squadra andrebbe riconfermata quasi in blocco per quanto riguarda i titolari, ma è anche vero che poi di contratti ce ne sono ben pochi per ora. Di contratti ce ne sono ben pochi, e si parlerà dei rinnovi di giocatori come Guazzo e come Molinari probabilmente soltanto dopo la fine del campionato, quindi si dovrà attendere ancora per affrontare anche la questione dei rinnovi contrattuali, e quindi per dare il via alla fase di allestimento dello scorso campionato. Indubbiamente ci sarà un ricambio anche dei giovani provenienti dalla Lazio e che saranno inviati da qui a Salerno anche per il campionato di prima divisione. Alcuni di loro andranno via, probabilmente però ne arriveranno altri. È assolutamente così, io penso che più o meno tutti i 92 verranno rispediti al mittente, ma è indubbio che elementi giovani ma già pronti, come è risultato quest'anno per Petuini, possano fare assolutamente al caso della Salernitana. Vi abbiamo raccontato dunque quest'ultima gara casalinga penultima gara casalinga del torneo di seconda divisione. Francesca De Simone, la chiusura. Sì, grazie a tutti quanti per averci seguito, ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno seguito attraverso il satellite e sul canale 981 di Sky, sul bouquet di Sky. Ed erano tantissimi, soprattutto coloro i quali erano impossibilitati a rientrare a Salerno. Ci fa piacere avervi raccontato questo pomeriggio che entrerà nella storia della Salernitana di diritto. Grazie a coloro i quali hanno reso possibile questa diretta, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Arrivederci.